Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gabriele Bardasi, lavoro ad ARPAE, la direzione tecnica di ARPAE, e lavoro nel CTR Sistemi Idrici e mi occupo di impianti di depurazione e tutto quello che riguarda gli impianti di depurazione, quindi a partire dal trattamento delle acque, i fanghi di depurazione che risultano dal processo depurativo, appunto, e il riutilizzo delle acque reflue. Come unità noi supportiamo la Regione per quanto riguarda la pianificazione degli interventi in campo ambientale, soprattutto nel campo delle acque. Ecco, gli argomenti che tratteremo oggi riguardano appunto la normativa che riguarda appunto il trattamento delle acque reflue, la normativa europea, nazionale e regionale, gli agglomerati urbani che sono appunto fonte di impatto sui corpi idrici ricettori e comunque sull'ambiente in generale, e i sistemi di collettamento, quindi tutto il sistema igienico-sanitario delle città e dei centri abitati. Le tecnologie che si possono utilizzare per ridurre queste pressioni ambientali, questi impatti, e la produzione di fanghi di risulta dal trattamento depurativo, come vedremo poi, che vengono generate dal trattamento depurativo, come vedremo, e il monitoraggio degli impianti e dell'utilizzo dei fanghi. Ecco, ARPA Emilia-Romagna è dislocata su tutto il territorio e qui vi ho riportato una slide dove c'è la nostra suddivisione sul territorio e il numero delle persone dei collaboratori che ci lavorano. Le attività di ARPAE si suddividono in diverse attività. Quindi c'è l'attività che riguarda la vigilanza e il controllo ambientale. E poi le reti di monitoraggio per varie matrici, no? Quindi l'aria, i campi elettromagnetici, l'acqua e il suolo. Quindi non so, immagino avrete sentito anche per TV spesso quando si tratta dell'inquinamento dell'aria, che ci sono i blocchi del traffico, eccetera. Noi, i colleghi hanno le centraline, quindi in base alle analisi che vengono effettuate nell'aria, poi ci sono, per legge, ci sono i blocchi della circolazione, no? Delle auto. Poi c'è l'attività laboratoristica, cioè abbiamo dei laboratori dove vengono fatte le analisi sulle varie matrici ambientali e tutta l'attività che riguarda il monitoraggio, quindi monitoraggio dei corsi d'acqua, monitoraggio delle falde sotterranee e attività di controllo quando ci sono delle emergenze ambientali, quando succedono degli incidenti oppure segnalazioni, non so, di determinati fenomeni di inquinamento, tipo morire di pesci e cose del genere, insomma. Ci occupiamo anche facciamo anche la reportistica in campo ambientale, le certificazioni ambientali e i pareri preventivi per gli scarichi idrici e per anche i pareri, non solo preventivi, ma anche le autorizzazioni, perché dal 2015 le autorizzazioni prima erano in capo alle province, cioè la Regione aveva delegato le varie province alle autorizzazioni in campo ambientale e sono state portate dentro ad ARPAE. E quindi di fatto i nostri colleghi delle strutture, autorizzazioni e concessioni producono le autorizzazioni in campo ambientale che prima erano in capo alle province. Ecco, qui potete trovare sul nostro sito di ARPAE i report che riguardano i dati ambientali. Quindi questo che vedete a sinistra è il report, cioè alla vostra sinistra è il report del 2021, che è l'ultimo, è stato proprio pubblicato da poco. E a destra vedete la qualità dell'ambiente in Emilia-Romagna. Quindi sono tutte pubblicazioni che potete trovare sul nostro sito. Ecco, io adesso appunto vi parlerò diciamo della normativa che riguarda la disciplina degli scarichi
nelle acque superficiali. La normativa, la prima normativa europea che tratta questo problema, proprio per disciplinare i vari stati che comunque erano dotati magari di discipline proprie, per uniformare, omogenizzare appunto diciamo tutta gli scarichi, appunto soprattutto quelli delle acque reflue urbane, è stata emanata nel 91 la direttiva, si chiama la 91-271 CE, infatti vedrete che era ancora Comunità Economica Europea quando è stata emanata questa direttiva. Questa regolamenta gli scarichi civili e le attività di alcune attività industriali a carattere agroalimentare che recapitano in corpo idrico superficiale. Quindi in Italia la prima legge che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo è stata la legge Merli, la cosiddetta legge Merli, la 319 del 76, che introduce dei limiti allo scarico e praticamente regolamenta anche tutta cioè il fatto che comunque qualsiasi scarico deve essere autorizzato e l'organizzazione dei servizi pubblici di fognatura ed acquedotto, la redazione dei piani di risanamento, perché potete immaginare che all'epoca, visto che prima non c'erano delle leggi specifiche che tutelavano l'ambiente idrico in questo senso, quindi era necessario produrre dei piani per risanare le acque, che comunque avevano avuto in alcune zone, proprio per lo sviluppo industriale che c'è stato negli anni 60, che è stato molto veloce e ha creato delle situazioni di inquinamento, soprattutto con il fatto che non c'erano delle specifiche leggi che limitassero gli scarichi. Quindi la legge 319 del 76 ha posto comunque dei limiti allo scarico, limiti qualitativi, non quantitativi, non guardava alle caratteristiche dei vari corpi ricettori, ma semplicemente dava dei limiti a tutti gli scarichi. Ecco, la normativa attualmente in vigore, per quanto riguarda l'Unione Europea e riguarda l'ambiente in generale, la direttiva europea, la 2060, è una direttiva quadro, appunto perché diciamo raccoglie tutta una serie di direttive al suo interno, quindi funziona praticamente in sinergia con tutte queste direttive che poi vedremo e tra l'altro recepisce anche ovviamente la direttiva 91-271 che vi ho appena accennato, no? Che in Italia è stata recepita per la prima volta, la direttiva 91-271 è stata recepita nel 1999, quindi abbastanza avanti, no? E con il decreto legislativo 152-99. Il 152-99, come vedremo poi, è stato superato dal 152-2006, che recepisce appunto questa direttiva, la 2060. E infatti nel nazionale vigente, come dicevo, appunto c'è la 152 del 2006, che potete vedere in fondo alla slide. Ecco, come dicevo prima, la direttiva quadro, la 2060, recepisce tutta una serie di direttive europee, coordina tutta una serie di direttive che sono qua riportate. Questa normativa introduce tutto un sistema di controlli sui corpi idrici e sui corpi idrici ricettori, i corpi idrici in generale, e prevede per questi una valutazione allo stato buono, eccellente, eccetera. Cioè, perché tutti i corpi idrici dovrebbero tendere ad avere uno stato almeno buono. E
La direttiva quadro ha appunto come obiettivi principali la salvaguardia e la tutela e il miglioramento della qualità ambientale, di mantenere l'ambiente acquatico attraverso misure integrate degli aspetti quali quantitativi e un utilizzo razionale delle risorse naturali, quindi anche non solo la qualità, non tratta solo la qualità, ma anche gli aspetti quantitativi. E introduce i criteri di precauzione e azione preventiva, la riduzione dei danni causati all'ambiente e soprattutto il concetto di chi inquina paga. Cioè chi inquina deve comunque pagare per risistemare le cose. Ecco, diciamo. E soprattutto prevede una graduale riduzione delle sostanze pericolose. Cioè la direttiva riporta alla tabella, una tabella dove ci sono le sostanze, oltre a quelle, ai limiti, quelli che sono riportati nella tabella 3 per gli scarichi produttivi, no? O comunque gli scarichi in generale, introduce anche alcune tabelle dove ci sono delle sostanze che sono prioritarie o pericolose. Adesso tra l'altro si sta lavorando a una revisione della direttiva 91-271, che quella che regola le acque reflue urbane, che dovrebbe introdurre anche dei nuovi parametri, delle sostanze prioritarie nuove, che al momento, all'epoca, non erano conosciute, tipo i PFAS, gli ftalati e altre sostanze. Non so se ne avete sentito parlare, ad esempio, probabilmente avrete sentito per quanto riguarda i PFAS nel Veneto, che c'è stato quel problema di inquinamento con quella industria famosa che ha scaricato per anni queste sostanze, che peraltro per legge ancora non avevano limiti perché non erano contemplate tra i parametri, e poi si è scoperto che sono pericolose per la salute dell'uomo. Quindi quella è una delle sostanze che verranno probabilmente introdotte. Un'altra cosa che introduce la direttiva quadro sono i distretti idrografici, gli ambiti territoriali, che si fa riferimento a questi per la pianificazione e la gestione degli interventi finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle acque. No? L'Emilia Romagna è inserita nel distretto padano. Lo strumento che viene utilizzato per conoscere, cioè per studiare, quindi conoscere ed elaborare il piano di risanamento di queste problematiche, è il piano di gestione. Piano di gestione che noi siamo appunto nell'autorità di bacino del fiume Po, quindi che comprende il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia e quindi a tutta la pianura padana, ed è stato elaborato da poco, quindi è disponibile sul sito dell'autorità di bacino del fiume Po, dove anche la regione Emilia Romagna e noi abbiamo collaborato alla stesura di questo piano. Ecco, va bene, questa la salterei perché... la normativa invece regionale, che riguarda gli scarichi. La normativa nazionale regola, riprendendo appunto la direttiva 91-271 CE, regola gli scarichi delle acque reflue urbane per gli agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti. Fate conto che 2.000 abitanti equivalenti significa appunto che sono equiparate le persone. Ovviamente un abitante equivalente a una persona. Poi, se ci sono degli scarichi produttivi, vengono trasformati in abitanti equivalenti, utilizzando poi dei coefficienti che vediamo.
La normativa invece demanda, la normativa nazionale, appunto il 152-2006, demanda alle regioni la facoltà di normare gli scarichi delle acque reflue urbane al di sotto dei 2.000 abitanti equivalenti. Nonché anche gli scarichi delle case sparse, cioè avrete visto in campagna, no? Ci sono delle case che essendo distanti dalla rete fognaria non è possibile collettarle, cioè portare lo scarico ad una rete fognaria perché l'avreste a, non so, a chilometri di distanza, quindi non è possibile portarglielo e quindi devono avere dei trattamenti individuali appropriati in modo da ridurre l'impatto sull'ambiente. Ecco, la normativa regionale, appunto, la 1053, che è del 2003. Poi ci sono altre normative, tipo io vi ho fatto tutto l'elenco qui di quelle principali che riguardano il trattamento delle acque e delle varie tipologie, proprio perché così possiate avere una traccia, se vi interessa, se vi può essere utile, ecco. Poi c'è la DGR 286 che riguarda la disciplina delle acque meteoriche e di prima pioggia, la 1860 che qui è la 1860 sono linee guida di indirizzo per la gestione delle acque, cioè si rifà la 286, praticamente è una guida tecnica, insomma, che dice come devono essere trattate queste varie tipologie di acque e come vanno valutati gli impatti. Poi ci sono le delibere di giunta regionale, DGR si intende delibere della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, no? Dalla 201, poi la 569 fino alla 2153, che è quella dello scorso anno, sono tutte delibere che ogni 2 anni fanno il punto della situazione il numero, cioè su tutti gli agglomerati esistenti in Regione Emilia-Romagna. Quindi, come vedremo, poi sono stati, oltre che censiti, sono stati anche cartografati e è valutato comunque l'impatto, è valutato anche tutti gli scarichi, se sono in regola o se necessitano di ulteriori trattamenti. E quindi in questa delibera, oltre all'elenco degli agglomerati che viene aggiornato ogni 2 anni, ci sono anche gli interventi ci sono anche le cadenze temporali entro cui gli interventi devono essere effettuati. Quindi come dicevo prima la normativa regionale la 1053 oltre tra le altre cose oltre ai trattamenti appropriati come dicevamo prima per gli agglomerati e gli scarichi domestici contiene anche l'assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche, cioè ci sono delle tipologie di acque reflue industriali che possono essere associate per legge e qui legifera lo Stato italiano, sono state equiparate per legge a scarichi civili, tipo le aziende agricole, ecco per intenderci. E poi ci sono altre invece che la Regione Emilia-Romagna in questa delibera di giunta ha inserito delle caratteristiche quali quantitative. Per le quali se un reflo di una determinata tipologia, cioè di solito sono comunque attività agroalimentari o comunque simili alle domestiche, no? Se rientrano dentro ai 15 metri cubi giorno di scarico e a determinate caratteristiche che sono riportate nella tabella di questa DGR, possono essere assimilate alle acque reflue domestiche. Ecco, per scarico cosa si intende per uno scarico? L'articolo 74 del 152-2006 dà la definizione precisa di scarico, cioè e si intende qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega il ciclo di produzione del reflo con il corpo idrorricettore superficiale, sul suolo o nel sottosuolo eventualmente. Ma sono casi rarissimi, è in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante di questo, cioè comunque anche sottoposte a preventivo trattamento di inquinamento, cioè scusate, trattamento di depurazione.
sono esclusi da questa valutazione i rilasci delle dighe, ovviamente, perché non sono scarichi. Ecco, ovviamente, come dicevamo prima, gli scarichi possono avere diversi recapiti. Quindi, appunto, la fognatura, è il caso che facevamo prima, no? Le acque superficiali direttamente, quindi ci sono attività produttive o anche scarichi domestici che, no, come dicevamo prima, non avendo possibilità di recapitare in fognatura o per le caratteristiche anche dell'azienda, supponiamo che sia un'attività produttiva che tratta determinate sostanze per le quali comunque ha un impianto di depurazione aziendale, perché comunque anche se recapita in fognatura, può recapitare, ma con determinati, ha comunque dei valori limite in fognatura, che sono dettati dalla normativa nazionale e comunque sono regolamentati dal gestore della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, perché il tutto è regolamentato dal fatto che l'impianto finale di depurazione possa trattare quel tipo di refluo, considerando anche tutti gli altri scarichi che ci sono in fognatura. Quindi il gestore ha un regolamento di fognatura suo che comunque è una tariffa che fa pagare ovviamente alla ditta che recapita in fognatura, anche in funzione delle caratteristiche qualitative che ha questo scarico. E poi ci sono appunto gli scarichi, come dicevamo prima, sul suolo e sugli strati superficiali del sottosuolo e le acque sotterranee sottosuolo, cioè che in realtà poi non sono ammessi tranne qualche raro caso. Qui è il riassunto di quello che c'è, uno schemino che riassume un po' quello che vi ho detto. Ecco, se avete delle domande, comunque fatele tranquillamente. Non so se tutto chiaro, vado avanti. Ok. Ecco, dunque la classificazione delle acque nella 1053 sono classificate domestiche le acque provenienti dagli insediamenti di tipo residenziale, dei servizi o comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano. Le acque industriali sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni dove si svolgono attività commerciali o produttive. Le acque reflue urbane, e questo è comunque è riportato anche nella normativa nazionale ed europea, è un miscuglio di acque reflue domestiche, cioè quindi civili, di attività commerciali produttive e meteoriche. Perché nelle reti fognarie delle nostre città, soprattutto in Emilia, no? Sono reti unitarie, cioè dove confluiscono sia le acque, diciamo, nere, quindi quelle degli scarichi veri e propri, sia quelle delle acque meteoriche, che sono cosiddette bianche. Quindi vengono recapitate nelle fognature entrambe, quindi le acque reflue urbane sono un miscuglio di queste varie tipologie di acque che vengono poi, come dicevamo prima, trattate negli impianti di depurazione di acque reflue urbane. I trattamenti appropriati invece per le acque di prima pioggia e di dilavamento sono quelle che vi ho accennato prima della DGR 286 del 2005, che nella slide precedente. Qui ho riportato i vari tipi di autorizzazione che vengono rilasciate a chi è titolare allo scarico. Quindi diciamo c'è l'AUA, che è un'autorizzazione unica ambientale, dove comprende tutti gli scarichi che una determinata attività, ad esempio supponiamo che sia una fabbrica, allora comprende sia gli scarichi in acque superficiali o in fognatura, sia gli scarichi delle acque meteoriche che gli scarichi in atmosfera, le emissioni o i rifiuti. Quindi nell'autorizzazione va compresa tutta.
lo stesso, c'è l'autorizzazione, l'AIA è l'autorizzazione per le attività, per le installazioni che sono quelle, diciamo, più importanti, più grosse, quelle che hanno un impatto più grosso, quindi hanno determinati programmi di controllo determinati obblighi anche da parte dell'azienda. Inoltre sono soggetti anche, oltre ai limiti di legge, sono soggetti anche alle migliori tecnologie disponibili, quindi devono comunque, per ogni classe di attività industriale, hanno determinati diciamo norme tecniche dove devono tendere comunque nel tempo a ridurre l'impatto, quindi sia nell'ambiente, e comunque devono produrre delle relazioni, e queste sono disponibili sul sito dell'AIA della Regione Emilia-Romagna, si possono trovare singolarmente le singole aziende e i report che fanno annualmente sulle missioni che hanno e sulle caratteristiche che diciamo sul fatto che soddisfino l'autorizzazione che gli è stata rilasciata con le prescrizioni che gli hanno dato. Ecco. Il 152/2006, appunto, che vi dicevo, riprende la direttiva quadro sulle acque, impone all'articolo 101 che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Quindi non solo uno scarico in determinate situazioni, in determinato corpo idrico deve soddisfare ovviamente i limiti di legge, che sono quelli fissati dalla legge, eccetera, però diciamo l'ente che autorizza questo scarico può dare dei limiti più restrittivi, tenendo conto delle caratteristiche quali quantitative del corpo idrico ricettore su cui viene effettuato lo scarico. Ecco, questo ve l'avevo anticipato prima, che cosa si intende per acqua riflurbana. Ecco, per gli agglomerati sono, la definizione proprio che riporta la legge e anche la normativa, sono aree nelle quali la popolazione e le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile tecnicamente ed economicamente il convogliamento delle acque reflurbane verso un sistema di trattamento finale, di raccolta e trattamento finale. Questa la possiamo saltare, che l'abbiamo già. Ecco, le definizioni. Alcune definizioni che magari sono importanti, non so, voi probabilmente fate chimica, no? Avete fatto chimica, quindi un po'. Ecco, perfetto. Alcune cose, non so, il BioD5, sapete che cos'è, l'avete fatto? Il BioD5? Ah, ok, va bene. Il BioD5 comunque è una domanda biochimica di ossigeno, è la quantità di ossigeno richiesta dai microrganismi per poter procedere all'assimilazione e alla degradazione delle sostanze organiche presenti nei liquami o comunque negli scarichi. Misura sostanzialmente la sostanza organica che c'è nell'acqua. E, ovviamente, quando tanto è maggiore quel valore, tanto è maggiore l'inquinamento e la sostanza organica che è presente in quel tipo di acqua, in quel reflo. E, il COD invece è la domanda chimica. Per ossidare, cioè la domanda chimica che viene richiesta per ossidare la sostanza organica presente nel campione, quindi nel liquame. Gli SST sono solidi sospesi totali e sono misurati solitamente in milligrammi litro. Cioè praticamente sono i solidi che, non so se prelevate o non so se avete mai visto l'acqua che, non so, è torbida, no? Allora, i solidi sospesi sedimentabili sono quelli che se aspettate, se la tenete ferma in un cono, in un cilindro, insomma, vedete che pian piano sedimenta. Quelli che rimangono sul fondo sono i solidi sospesi sedimentabili.
Quelli invece che rimangono in sospensione, che magari vedete l'acqua che ancora rimane un po' torbida, eccetera, quelli sono i solidi sospesi totali. Quindi rimangono comunque in sospensione, sono disciolti e quindi non è possibile farli sedimentare. Insomma. L'abitante equivalente, la nozione, quella che vi dicevo all'inizio, è per convenzione, insomma, anche nella normativa, nel 152-2006 della nazionale, della normativa nazionale, per abitante equivalente si intende un carico biodegradabile pari a 60 grammi di BOD5 giorno, cioè quindi un abitante equivalente per convenzione si ritiene pari a 60 grammi, che produce 60 grammi di BOD5 giorno. E quindi un abitante residente, come vi dicevo prima, corrisponde a un abitante equivalente. La consistenza di un agglomerato, riprendendo poi il concetto dell'agglomerato, si calcola, cioè noi appunto che abbiamo effettuato per conto della Regione Emilia-Romagna la definizione degli agglomerati assieme in un gruppo di lavoro dove partecipa appunto la Regione, noi e i gestori del servizio idrico integrato, cioè i gestori del servizio di fognatura e depurazione. No? È stato calcolato tramite la popolazione residente, più i fluttuanti stagionali, più le acque reflue, più il carico organico che deriva dalle attività produttive, industriali e commerciali che recapitano in fognatura, calcolato, come abbiamo visto prima, trasformandoli in abitanti equivalenti, tutto, no? Perché siano omogenei, per poterli sommare devono avere tutti la stessa unità di misura. Quindi utilizziamo quello che dicevamo prima del BOD e del COD, il calcolo, per trasformare in abitanti equivalenti anche uno scarico industriale. Ecco, questo vedete in questa slide, vedete che cosa si intende, cosa si può intendere per agglomerato o nucleo isolato. Allora, il nucleo isolato sarebbe un numero di case vicine che però non sono dotate di magari di piazze, di servizi, eccetera, e non sono dotate neanche di un sistema di fognatura pubblico. Quindi in quel caso lì è un agglomerato isolato, quindi le case devono essere trattate, gli scarichi delle case devono essere trattati singolarmente oppure con un impianto magari consortile, però deve essere fatto da un consorzio di privati, quindi gestito sostanzialmente dal privato. Invece l'agglomerato è quello che è dotato comunque di una fognatura di tipo pubblico e che comunque recapita. Qui in questa slide c'è appunto il disegno dove potete trovare come si forma un agglomerato, no? Quindi all'interno dell'agglomerato ci possono essere anche scarichi non collettati ma dotati di sistema di trattamento individuale, e questo potrebbe essere che ai margini dell'agglomerato c'è la rete fognaria che comunque non è vicinissima, e pur essendo questa casa entro il perimetro dell'agglomerato è ricompreso all'interno ma non è servito direttamente da fognatura, no? Che è quello che vedete qua. Adesso qui non si vede il mouse. Ecco, questo qua. E così via. Poi ci possono essere varie tipologie. Il carico collettato, possono esserci vari scarichi, no? Ci possono essere gli scarichi all'interno di un agglomerato che sono uno depurato e magari uno non depurato. Questo è chiaro che il fatto che ci siano scarichi non depurati, ad esempio negli agglomerati maggiori o uguali a 2000, che sono quelli soggetti alla 152 e alla direttiva 91-271, non sono ammessi scarichi non trattati e in agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2000. Per questo l'Unione Europea chiede ogni 2 anni lo stato di fatto, la situazione appunto delle reti e degli impianti di depurazione
con tutta una serie di controlli che vengono effettuati sugli impianti con cadenza a seconda della consistenza dell'agglomerato, sarebbero non conformi. Quindi non so se avete sentito o letto sui giornali che l'Unione Europea, tra le varie sanzioni che applica ai vari stati, c'è anche quella proprio per le acque reflue urbane. Noi in Emilia-Romagna non abbiamo scarichi non trattati in agglomerati maggiori o uguali a 2000, quindi siamo conformi alla direttiva. Però in Italia ci sono diverse regioni che hanno problemi di questo tipo. Qua in questa slide potete vedere il numero e la consistenza degli agglomerati suddivisi per classi di consistenza. Qui sono riportati tutti quelli che sono presenti in regione. Come potete vedere, ce ne sono, questi sono la classe, quelli maggiori di 2000, quindi sono quelli soggetti appunto alla direttiva. Nei vari anni, questa è l'evoluzione nei vari anni, con riportati anche gli abitanti equivalenti per ogni classe. Anche gli agglomerati possono avere diverse tipologie. Diciamo che la tipologia A è quella più semplice, perché ad un agglomerato, cioè, esiste per quell'agglomerato un unico sistema di raccolta, cioè un unico sistema di reti fognarie che comunque è ramificato, no? Però è unico. È un impianto, quindi la tipologia è la più semplice. La tipologia B invece è un agglomerato dotato di due sistemi di raccolta e due impianti di trattamento. Ecco, un esempio di questa tipologia di agglomerato ce l'abbiamo. Poi ne vedremo, ce l'abbiamo in regione a Parma che ha due impianti di depurazione, quindi due reti principali. Ci sono c'è l'impianto di Parma Est e l'impianto di Parma Ovest, e Reggio Emilia che ha due impianti, Roncocesi e Mancasale, e così via. E poi esiste la tipologia C, invece, che ha un agglomerato. Corrispondono due o più sistemi di raccolta e un unico impianto di trattamento. Questo è un esempio che poi vediamo, perché ci sono, proprio per ottimizzare il servizio di depurazione, in alcuni casi, in molti casi, è stato centralizzato in impianti molto grandi che servono, molte località e addirittura a volte anche territori, diversi territori comunali. Ed è il caso C. Ad esempio, il caso C è l'agglomerato dell'area metropolitana di Bologna, che adesso, come potete vedere, è un agglomerato che serve diversi comuni, diversi territori comunali ed è molto grande come territorio. Tra l'altro, fate conto, non so se siete pratici di Bologna, comunque serve oltre alla città di Bologna il Casalecchio di Renno, San Lazzaro di Savena, Pianoro, tutta la parte che va su, diciamo, dalla parte del bacino del Savena e così via. Quindi è molto addentellato. Poi, tra l'altro, in pianura serve Granarolo, Castelmaggiore e così via. È l'impianto più grosso che abbiamo in regione, l'impianto di Bologna Corticella. È un impianto da 800.000 abitanti equivalenti. Quindi è l'impianto più grande che c'è in Regione Emilia-Romagna. Un altro agglomerato che è molto molto grande è l'agglomerato di Rimini Valmarecchia San Marino, che appunto prende tutta la parte, come vedete, della costa e oltretutto va su sulla Valmarecchia, arriva e prende anche lo stato di San Marino. Tratta anche le acque reflue di San Marino. Quindi anche questo è un impianto molto, molto grande, è pari a 560.000 abitanti equivalenti ed è un impianto anche molto tecnologico perché ha una linea di trattamento, cioè una classica, l'altra linea che è con le membrane filtranti, che è un sistema di trattamento all'avanguardia. Ecco.
Dunque, come dicevamo prima, gli agglomerati invece presenti in Emilia-Romagna, prima vi ho fatto vedere la slide, quella relativa agli agglomerati maggiori di 2000, questi invece sono tutti quelli presenti per classe di consistenza e per singola provincia. Come vedete ci sono degli agglomerati, alcune province con il fatto che hanno delle parti montane o parti di pianura, di bassa pianura, dove magari ci sono le case sparse, scusate, piccoli agglomerati, e come vedete il numero è molto elevato. Gli abitanti equivalenti, se vedete, sono comunque molto bassi, perché la maggior parte degli abitanti equivalenti è concentrata sugli impianti cioè sugli agglomerati di consistenza più elevata. Ecco. Comunque, ecco, vedete che complessivamente sono 2.809 agglomerati, e con una consistenza pari a oltre 5 milioni e mezzo di abitanti equivalenti. Questi invece sono gli impianti complessivamente presenti in Emilia-Romagna per classe di consistenza e per tipologia di trattamento. Quella che vedete, no? Il numero romano 1, 2, 3 è la tipologia di trattamento. Come vedete in fondo alla slide, come riportato lì, nel trattamento. Nel primo, diciamo, si intende il trattamento primario. Per trattamento primario si intende un trattamento semplice, tipo una fossa settica, una fossa IMOF, cioè un trattamento di sedimentazione. Come secondo, si intende il trattamento secondario, quindi un trattamento biologico a fanghi attivi, che poi vedremo, no? Quindi un trattamento più complesso. E il terziario invece sono trattamenti, cioè sono impianti che sono dotati oltre del trattamento secondario, quindi dei fanghi attivi, eccetera, un trattamento ulteriore, quindi terziario, quindi che può essere di rimozione dell'azoto, rimozione del fosforo, filtrazione o altro, insomma. Sì, certo. Allora, riprendiamo dunque, in questa slide appunto sono riportati gli agglomerati maggiori o uguali a 2.000 abitanti equivalenti con gli impianti a seconda della potenzialità degli impianti presenti. Quindi ogni diciamo, palino colorato corrisponde a una determinata classe di impianto di depurazione presente nell'agglomerato. Allo stesso modo, qui nel nostro sito di ARPAE potete trovare appunto la cartografia proprio degli agglomerati. Questa è una schermata di quello che potete trovare nel nostro sito ARPAE. Quindi, come dicevamo prima, la normativa prevede determinate condizioni per il trattamento degli agglomerati. Quindi, il decreto legislativo 152 del 2006, alla parte terza, prevede che le acque reflue urbane al servizio degli agglomerati di consistenza maggiore o uguale a 2000 devono essere sottoposte ad un trattamento, prima dello scarico finale, ad un trattamento secondario, quindi a un trattamento almeno di tipo biologico, o a un trattamento equivalente, in conformità con le indicazioni riportate nell'allegato 5 alla parte terza. L'allegato 5 alla parte terza riporta anche le caratteristiche qualitative che devono avere questi scarichi. Quindi è lì che trovate tutte le tabelle dove gli scarichi che devono soddisfare gli scarichi. Quindi in particolare la tabella 1, la tabella 2 e la tabella 3. L'Emilia-Romagna è come territorio, avevamo visto prima che fa parte del bacino del Po, no? Dell'autorità di bacino del Po, e è totalmente ricompreso appunto nell'area sensibile del mare Adriatico.
Pertanto tutti gli impianti di depurazione devono soddisfare delle caratteristiche più stringenti rispetto ai territori, diciamo così, tra virgolette, normali, perché l'area sensibile sarebbe quella definita, ce ne sono diverse, ma quella più grande è quella definita dai 100 chilometri, dai 10 chilometri dalla linea di costa. Perché per tutelare il mare Adriatico, che come sapete già da diversi decenni soffre di problemi di eutrofizzazione, quindi di inquinamento, eccetera. Quindi pertanto è definita appunto un'area sensibile nella quale devono essere ridotti i quantitativi di nutrienti apportati a mare proprio per evitare che ci siano questi fenomeni di eutrofizzazione. Quindi di conseguenza tutto il territorio, anche all'interno, è definito come bacino drenante l'area sensibile, quindi si applicano gli stessi criteri stringenti che si applicano nell'area sensibile, quindi tutti gli agglomerati oltre i 10.000 abitanti equivalenti devono attuare un trattamento a terziario per la rimozione dell'azoto e il fosforo. Questo è una cosa. La direttiva, anche la normativa nazionale, prevede anche un'altra possibilità, che è quella di che in questo caso tutti gli impianti, cioè il carico che arriva a tutti gli impianti di depurazione presenti, anche quelli diciamo dei piccoli centri, nuclei che hanno un trattamento primario, cioè la somma di tutti i carichi in ingresso e l'uscita, la differenza, ci deve essere un abbattimento almeno del 75% di azoto e fosforo. Quindi, come vedremo, l'autorità di bacino del fiume Po ha attuato questa possibilità, cosa che noi in Emilia-Romagna facciamo, quindi è prevista questo soddisfacimento di queste caratteristiche, cioè il 75%, però viene anche applicato comunque la tabella 2 agli impianti di depurazione, cioè la rimozione di azoto e fosforo, cosa che ad esempio negli altri bacini, le altre regioni che fanno parte del bacino padano non riescono a soddisfare il 75%, e quindi loro hanno la tabella, unicamente la tabella 2 per ogni impianto di depurazione, insomma. Cioè un limite stringente basta su quello. Quindi, i trattamenti appropriati, in questo caso l'ho riportato, perché tra l'altro il 152 prevede, soprattutto per gli agglomerati inferiori a 2.000, quindi piccoli agglomerati, che sono normati comunque, come avevo detto prima, dalla normativa regionale, prevede che, dove è possibile, di utilizzare la fitodepurazione. La fitodepurazione è un sistema di depurazione naturale, cioè non prevede la presenza di pompe, aeratori, eccetera, ma semplicemente di solito è dotato di un trattamento di sedimentazione, e c'è un bacino che è dotato di un substrato dove sono praticamente presenti delle piante, tipo la canna palustre o altre varie tipologie, dove praticamente scorrendo all'interno di questo, stiamo parlando di piccoli impianti, quindi flussi ridotti, praticamente viene depurato da questo trattamento di sedimentazione e le sostanze inquinanti vengono trattenute anche dalle piante per la loro crescita. Ecco, adesso siamo arrivati alla parte forse che è un po' più interessante, la parte tecnica, come vengono trattate le acque reflue, cioè come è possibile ridurre l'impatto che c'è sui corpi idrici superficiali e l'ambiente in generale. Ecco, questo è uno schemino che è riportato nella pubblicazione che vi ho fatto vedere prima, ed è uno schemino che riporta esattamente un po' quello che avviene effettivamente, insomma, no? Qui abbiamo appunto la città che è dotata, scusate,
questo appunto il tessuto urbano, la città, che è dotata di una rete fognaria, che è questa, no, che vedete, e praticamente questa arriva a un impianto di depurazione, che è un sistema molto complesso. Questi impianti di depurazione, di tipo biologico, come dicevamo prima, biologico, cioè cosa fanno? Cercano di applicare su scala, diciamo, di accelerare e di concentrare dei processi di depurazione che naturalmente avvengono in natura, cioè nei corsi d'acqua, ad esempio. Se prendete un corso d'acqua dove c'è una certa portata con una certa pendenza, ad esempio un torrente montano, vedete che c'è una miscelazione delle acque molto, molto forte, molto veloce, e in questo ogni salto che l'acqua compie c'è un'ossigenazione. Questa ossigenazione fa sì che venga praticamente degradata la sostanza organica presente. Quindi via via, diciamo, se c'è uno scarico a monte, se il corpo idrico ha sufficiente capacità, sufficiente velocità e reazione e spazio, riesce a depurare naturalmente le sostanze inquinanti che sono state scaricate a monte. Cosa che adesso nei nostri corsi d'acqua è più difficile, perché innanzitutto abbiamo corsi d'acqua che sono per lo più canali o torrenti. Il regime torrentizio, come abbiamo visto adesso in questi periodi di siccità, praticamente c'è pochissima acqua, se non nulla, quindi non hanno questa capacità di depurare. Pertanto, visto che le città e gli agglomerati sono tanti, si crea un problema di inquinamento, dobbiamo creare artificialmente un sistema di depurazione che lo mutuiamo dalla natura e lo facciamo su scala industriale, di fatto, no? Quindi questo è un impianto che è abbastanza complesso ed è completo. Quindi c'è una parte, scusate perché io con gli occhiali non riesco a vedere, insomma. Allora c'è una parte, come vedete all'inizio, all'ingresso impianto, che è questo, no? Eccolo qua. Lì praticamente c'è la fase di grigliatura. La grigliatura è proprio una griglia dove trattiene le parti più grossolane. Fate conto che nella fognatura potete immaginare che arriva di tutto, no? Quindi carta, cotton fioc e compagnia bella. Quindi la parte viene trattenuta, la parte più grossolana. Sono griglie motorizzate dove automaticamente si puliscono. Poi abbiamo il comparto dopo poi vedremo nel dettaglio, comparto per comparto, come funziona e le caratteristiche. Comunque, dopodiché abbiamo il comparto di dissabbiatura per togliere eventualmente le sabbie. Ecco, queste sono unità operatrici che non tutte sono sempre presenti in tutti gli impianti, però, diciamo, quindi c'è il comparto di dissabbiatura che toglie appunto le sabbie, il comparto di disoliatura che serve per togliere i grassi e gli oli. Questo è un sistema che funziona, è fisico. Praticamente, cioè, voi sapete che gli oli e i grassi sono più leggeri dell'acqua. Questo sistema si basa proprio su quel principio, dove l'acqua viene fatta passare in un canale, dopodiché viene insufflata anche aria dal fondo, e le particelle di olio e di grasso vengono flottate sulla superficie e separate dal resto del liquido. Poi c'è il comparto di sedimentazione primaria, quindi un sedimentatore primario. Questo può essere presente oppure no, dipende. In molti impianti anche di elevata potenzialità a volte non lo fanno, perché dipende dalle caratteristiche del liquame in ingresso. Perché? Perché funzioni bene il sistema che segue dopo, cioè quello biologico, deve comunque mantenere un carico organico abbastanza elevato. Se il liquame in ingresso è, diciamo, non tecnicamente si dice non forte, cioè è un liquame che ha caratteristiche, perché proprio per il fatto della rete fognaria che abbiamo noi, che è mista, quindi a volte arriva un liquame diluito magari anche da infiltrazioni di acqua di falda o di acqua di irrigazione, a volte capita, e quindi a volte si tende, il progettista tende a non inserire il primario. Dopodiché c'è il comparto di ossidazione biologica, che è il cuore dell'impianto, è quello proprio che crea quei fenomeni che dicevamo prima, presenti in natura, no?
che degradano appunto la sostanza organica utilizzando l'ossigeno dell'aria o a volte addirittura l'ossigeno liquido. A volte si dosano, alcuni impianti hanno dei sistemi dove viene dosato l'ossigeno liquido. Comunque, poi lo vediamo adesso nelle varie caratteristiche, ci sono diverse tipologie di insufflare l'aria. Ci sono gli aeratori superficiali, aeratori sommersi, scusate. Gli aeratori superficiali sono diversi tipi, possono essere a turbine, a spazzola e così via. Poi c'è la sedimentazione secondaria, che ovviamente è una sedimentazione, serve per far sedimentare tutti i materiali sedimentabili di cui parlavamo prima, no? A quel punto lì, dalla sedimentazione secondaria e dalla sedimentazione primaria, si generano dei fanghi di supero. Cioè questi fanghi, allora trattando queste acque, togliamo degli inquinanti, togliamo dei solidi sospesi, del fango, si crea un altro prodotto, che è il fango di depurazione. Quindi praticamente è il risultato della depurazione che abbiamo fatto. Però abbiamo tolto dei fanghi. Ecco, il sistema di depurazione biologica funziona proprio sullo sviluppo di batteri aerobici, in questo caso, no? Quindi che degradano la sostanza organica. Quindi c'è la produzione di questo tipo di fango. Il fango va trattato anche lui, e infatti quella che vedete sopra, quella di cui vi ho parlato adesso era la linea acque, quella di cui vi sto parlando adesso è la linea fanghi, quella che vedete che ha il color marrone. I fanghi devono essere a un certo punto trattati. Quindi i fanghi di solito subiscono, anche in questo caso non tutti gli impianti hanno tutte queste unità, quindi hanno un pre-spessimento, cioè c'è un addensamento del fango, dopodiché c'è una digestione del fango, perché questo fango è putrescibile, farebbe cattivo odore, innanzi ha una elevatissima percentuale di acqua, no? Perché quando esce praticamente fate conto che se non viene, se non viene ispessito e digerito, c'è un 2-3% di sostanza secca, quindi è 97-98% è acqua. Quindi dopodiché viene effettuata una digestione che può essere di tipo aerobico o anaerobico. Solitamente gli impianti piccoli hanno la digestione aerobica. Quelli di elevata potenzialità hanno la digestione solitamente anaerobica. Con la digestione anaerobica si ha anche la produzione di gas, quindi di gas che sostanzialmente è metano. Quindi eventualmente può essere, come vedete biogas, che può essere utilizzato per produrre sia energia elettrica o energia termica. In molti impianti, quelli diciamo che presenti in Emilia Romagna, viene per lo più utilizzato per riscaldare i digestori, perché i digestori, quelli anaerobici, funzionano a una certa temperatura, solitamente a 37 gradi, e quindi richiedono energia. A quel punto lì si utilizza il biogas prodotto per fare acqua calda, intanto, nello scambiatore, quindi produrre. Dopodiché c'è un post ispessimento, quindi un ulteriore addensamento del fango, e lì vengono aggiunti anche dei prodotti per addensanti, insomma. E poi c'è la disidratazione, dopodiché il fango esce dalla disidratazione, che ha una percentuale di secco, dipende dalle macchine che vengono utilizzate. Comunque diciamo che può avere, solitamente ha mediamente una percentuale del 20%, ma può arrivare anche al 30-35%, dipende dalle macchine. Dopodiché il fango cosa succede? Può avere diverse destinazioni, no? Può essere utilizzato in agricoltura, poi vedremo che c'è una normativa anche specifica e molto dettagliata che impone anche limiti molto, molto restrittivi. Il compostaggio può essere utilizzato per fare compost con sostanza verde, eccetera, oppure in discarica o incenerito. In Regione Emilia-Romagna ci sono due impianti che inceneriscono i loro fanghi, che sono Piacenza e Bologna, che sono impianti, come dicevamo prima, Bologna è l'impianto più grosso presente in Regione, quello di Piacenza è un impianto comunque che supera i 100.000 abitanti equivalenti.
Ecco, questo ad esempio è uno schema, è una vista dall'alto di Google di un impianto di depurazione. Qua, a seconda del colore, potete trovare potete vedere le varie unità operatrici presenti. È distinto tra linee acque, come dicevamo prima, e linee fanghi. Quindi trovate quelle unità che vi ho appena descritto, insomma, no? Sì? Sì? Viene ricircolata in testa all'impianto, sì. Sì, viene reimmessa all'ingresso impianto e viene ritrattata. Ecco, ingresso impianto, infatti l'ingresso impianto prevede appunto l'ingresso della fognatura, la presenza di un bypass in testa all'impianto, perché come dicevo prima, questi impianti sono per lo più serviti da reti fognarie di tipo unitario, quindi miste, le reti miste, quindi che raccolgono sia acque di pioggia che acque reflue urbane. Quindi il bypass che cos'è? Non è altro che una, se volete, tra virgolette, impropriamente, una valvola di sicurezza. Quindi quando piove, quando la rete fognaria tenderebbe ad andare in pressione, no? Perché a un certo punto se supera un certo livello, avrete visto anche che in alcune città vengono allagate o vengono sollevati i tombini della rete fognaria, perché praticamente la rete va in pressione, no? Dopodiché, allora in quel caso lì, quando il livello dell'acqua all'interno della rete fognaria supera un certo livello, questo fa sì che supera un certo livello che è stato calcolato con un certo rapporto di diluizione. Solitamente è 1 a 3, però a seconda dei territori o può arrivare anche a 1 a 5. Poi ci sono delle reti che sono state dimensionate in modo abbondante e quindi delle volte ci sono anche sulle reti piccole dei rapporti di diluizione elevatissimi. Succede che praticamente quando raggiunge un determinato livello scarica, cioè l'acqua prosegue nella rete fognaria e va verso l'impianto di depurazione, quella in eccesso viene scaricata in un corpo idrico più vicino. Quindi c'è il problema che adesso comunque è trattato anche dall'Unione Europea per quanto riguarda la nuova bozza di direttiva, le previsioni, cioè la bozza che gira, insomma. Quindi in realtà è da anni che l'Unione Europea studia questo problema che è molto, molto importante, perché nonostante l'acqua sia diluita, però l'impatto che ha sull'ambiente è molto elevato. Soprattutto abbiamo studiato anche con un progetto europeo che è di diversi anni fa, però abbiamo fatto un progetto sulla rete fognaria di Bologna e si vede che in effetti i primi 15-20 minuti in cui vengono attivati questi scaricatori di piena si ha un grosso impatto. Dopodiché cala, perché dopo c'è il rapporto e l'acqua dopo diventa praticamente, viene molto ridotto. Però in questa prima si ha una cacciata. Se uno va a vedere c'è proprio la curva, la gaussiana, che fa vedere l'andamento degli inquinanti. Parliamo di COD, BOD5, soprattutto i solidi sospesi, che sono quelli che tanto quando andavamo a prendere i campioni sul campionatore che si era attivato, si vedeva proprio che i primi campioni anche visivamente erano quelli più contaminati. Dopodiché c'è questo rapporto di diluizione, per cui c'è anche come prevedeva la legge regionale, che il DGR della 286 del 2005, il trattamento, il calcolo per fare l'impatto di questi scaricatori e il trattamento. Tecnicamente questi vengono, ci sono vari modi di poter ridurre questo inquinamento. Ad esempio, il modo più semplice, ma non sempre attuabile, è l'invaso in fognatura. Se uno ha una fognatura abbastanza capiente, potrebbe pensare di alzare la soglia. Alcuni all'estero utilizzano delle soglie mobili motorizzate, a seconda delle previsioni del tempo. Oppure la cosa più classica sono delle vasche chiamate di prima pioggia, che sono dimensionate sui primi 2,5-5 mm di pioggia, a seconda del bacino urbano servito, e quindi
praticamente sono delle vasche dove viene raccolta l'acqua per questo quantitativo che vi dicevo e viene stoccata. Dopodiché, una volta che la vasca è piena, riprosegue lo scarico nel corpo idrico quando ormai non è più così impattante, non è così inquinata. Poi successivamente, nelle 24-36 ore successive, quando l'impianto di depurazione non è sovraccaricato, vengono pompate, cioè vengono scaricate in rete e quindi mandate all'impianto di depurazione. Quindi, ecco, tornando sull'impianto, le tipologie di sollevamento, perché solitamente la rete fognaria, come sapete, siccome arriva per gravità, è parecchio profonda la rete, quindi per essere trattata nell'impianto di depurazione deve essere sollevata l'acqua. E quindi ci sono diversi sistemi di sollevamento, sono pompe, ma negli impianti più grossi solitamente abbiamo le cocle, le viti di Archimede, non so se avete mai visto quelle viti, sono delle vitone, dove praticamente il liquame viene sollevato all'impianto e poi prosegue con quello schema che vi ho fatto vedere, no? Ecco sì, le vasche di prima pioggia. Ecco, ci sono anche, alcuni impianti sono dotati di vasche di equalizzazione o anche di vasche di prima pioggia. Potrebbe essere la vasca di prima pioggia, potrebbe essere anche presso l'impianto di depurazione. Oppure solitamente sono vasche di laminazione, cioè sono vasche che per alcuni impianti che hanno scarichi produttivi, ad esempio, non so, stagionali o in determinate condizioni di sovraccarico, avendo un carico fluttuante, hanno delle vasche di omogenizzazione dove viene stoccato il liquame e dove si viene praticamente miscelato e quindi omogenizzato prima del trattamento nell'impianto. Sì? Sì. Delle acque reflurbane, sì. Loro troveranno il bypass e il sollevamento lì. Sì. Sì. Certo. No, allora la corticella trova l'impianto, cioè il sollevamento lo trova senz'altro. Adesso l'hanno coperto, il sollevamento credo che in parte, cioè si vede che c'è il sollevamento, mi pare che l'abbiano coperto per il problema degli odori, però cioè, il bypass non lo vedete perché è sotto, perché tra l'altro giustamente si riunisce con lo scarico finale dell'impianto. Perché questo? Perché perché ad esempio alcuni impianti, tra cui anche Bologna, credo, hanno un sistema per cui in caso di pioggia, allora non potendo trattare tutta l'acqua al biologico, che non avrebbe senso perché sennò trascinerebbero anche fuori i fanghi, perché il fango viene ricircolato proprio perché ha i batteri attivi, quindi viene ricircolato è un po' per mantenerli, no? Se le portate arrivano portate eccessive, viene trascinato via il fango, dopodiché l'impianto non funziona bene per una settimana, per dire, no? Quindi in quel caso lì si fanno i trattamenti solo primari, dopodiché per tutto, dopodiché una parte viene scaricata, l'altra parte prosegue, però lo scarico viene riunito perché allo scarico deve rispettare i limiti di legge. Comunque sì, l'impianto di Bologna è molto bello, se avete la possibilità di... Sì, ma quello è piccolo, questo è via Shakespeare, questo è via Shakespeare. No, Sasso Marconi scarica nel fiume Reno. Nel Reno. È proprio è vicino proprio al greto del fiume del Reno, però non è un impianto grande Sasso Marconi. Sì. Questo è il più grande in regione, 800.000. Qui però, non so, lì bisogna mettersi d'accordo col gestore. Era. Sì. Come dicevamo prima, i trattamenti primari comprendono la grigliatura, vabbè, la microgrigliatura, perché delle volte ci sono delle griglie a tamburo, perché c'è la grigliatura grossolana e la grigliatura fine. La dissabbiatura, disoliatura, la preaerazione, eventuale preaerazione, il sollevamento, l'equalizzazione. Ecco, il controllo degli odori, delle volte capita, perché magari è vicino a un'area urbana che genera, cioè, fastidi, eccetera, e allora vengono coperte, poi magari
l'aria viene trattata con ozono per ridurre l'impatto degli odori, insomma. E il sedimentatore primario. Ecco, qui ho fatto, oltre alle foto che vi farò vedere, ho riportato anche degli schemi dai libri, insomma, dai testi, di come sono le macchine e come funzionano queste macchine. Vedete, questa è la grigliatura, questa è una griglia motorizzata. Come funziona questa griglia? È stata presa dal testo del professor Masotti e della professoressa Berlicchi. E qui avete appunto lo schemino di questo impianto che funziona come un elevatore a tasse, sono tutte forate, quindi praticamente vedete che poi dopo il materiale grigliato viene raccolto e scaricato comunque in un cassonetto che viene portato via come rifiuto speciale. Questa è una griglia a tappeto filtrante. Allo stesso modo, ecco, questo la stacciatura, la rotostacciatura, che anche questa è una macchina che serve per togliere il materiale grossolano, un po' più fine di quell'altra, insomma. Scusate. Poi il disoleatore, quello che dicevamo prima, vedete che viene immessa aria dal fondo per favorire il fatto che le particelle di olio e di grassi arrivino in superficie e possono essere raccolte. Questo è un sedimentatore, il comparto di sedimentazione, come funziona. Vedete che già sono particolari, adesso dopo vediamo anche nell'altra vista dell'impianto del disegno, ma vedremo anche delle foto. Funzionano che hanno un carro ponte, in superficie vedete un carro ponte che gira, sono solitamente circolari, ma possono essere anche rettangolari, non è detto che siano circolari tutti, possono essere rettangolari, in quel caso il carro ponte scorre nei due sensi, anziché essere a rotazione. Questo sul fondo, come vedete, ha un raschia fanghi, vedete qui, dove praticamente i fanghi vengono convogliati sul fondo del contenitore e convogliati all'uscita del fango per il trattamento, per essere convogliati poi la linea fanghi, se è il primario oppure se è il secondario, ma comunque confluiscono nello stesso schema, nello stesso sistema. Questa invece è la vista dall'alto, sempre di quelli circolari, vista in pianta, insomma. Ecco, questa è una foto che riporta appunto un sedimentatore, se vedete a sinistra, questo è in fase di costruzione. E questo a destra invece lo vedete che è già operativo, e vedete che c'è il carro ponte, che è questo colorato di blu, che gira in superficie. Sotto questo è collegato, vedete, con questi bracci, e a questi raschi a fanghi che sono sul fondo, che possono essere un'unica lama oppure più lame, come in questo caso, che praticamente quando gira, lui spostando raschia pian piano il fango verso il centro. Ecco, il trattamento secondario, come dicevamo prima, è un trattamento solitamente a fanghi attivi, che può essere di varie tipologie, quindi quello tradizionale, che è quello che avevamo descritto, ad aerazione prolungata. Cioè, di solito queste aerazioni prolungate sono impianti al servizio di piccole comunità, perché viene fatta un'ossidazione molto forte nella stessa vasca, non ha il comparto di sedimentazione. Cioè, praticamente funge la stessa vasca da comparto di sedimentazione, che viene poi svuotata a periodi, cioè a seconda delle cadenze, insomma, della tipologia di liquame, eccetera. Però questo qui, diciamo che fa un'ossidazione spinta del liquame, viene trattenuto all'interno dell'impianto molte ore. C'è l'ossigeno puro, gli impianti ad ossigeno puro che vi accennavo prima, o gli impianti a cicli alternati, gli SBR. Poi ci sono questi sono quelli a culture sospese, cioè il substrato è sospeso all'interno dell'impianto, della vasca, insomma.
mentre ci sono quelle a culture adese, che sono i filtri percolatori. Filtri percolatori, poi vedremo come sono, ma di solito sono filtri dotati di un substrato, dove praticamente il liquame, passando attraverso questo substrato, fa un film e si depositano su questo substrato, si depositano i batteri che hanno l'azione di depurare le acque, insomma. E quindi possono essere statici, oppure sono fatti a rotori che girano, sono rotori biologici, biodischi li chiamano, sono chiamati biodischi. Infatti ecco, biodischi, vede, filtri percolatori e biodischi. Poi ci sono quelli combinati, che possono essere impianti dotati di entrambe le tipologie, cioè quelle a cultura adese e quelle sospese. E poi ci sono gli anaerobici, che però non sono molto diffusi come trattamento secondario. Sono diffusi, cioè sono utilizzati di solito per, ad esempio, i trattamenti domestici, le case sparse, ecco, sono limitati come utilizzo. I fanghi attivi. I fanghi attivi, come abbiamo visto, è formato, il cuore è proprio un reattore biologico, una vasca, in cui sono presenti numerosi batteri e altri microrganismi all'interno, quindi alghe, virus, funghi, eccetera, di origine prevalentemente fecale, perché in realtà noi trattiamo un'acqua che in prevalenza contiene quello, perché tratta appunto acque reflue domestiche, no? Tra le altre cose. Che viene aerato attraverso un sistema artificiale. Quindi nell'ambiente che viene arricchito di ossigeno si instaurano dei processi fisici, chimici e soprattutto biologici che permettono la rimozione degli inquinanti presenti, quindi quelle sostanze di cui parlavamo prima, quelle che generano poi un impatto, quindi che hanno che viene misurato attraverso il biodil, COD, i solidi sospesi, insomma, di fatto. In questo modo viene creato un habitat naturale, artificiale, proprio adatto a fare quel processo che abbiamo visto prima in natura, no? Ecco, i fanghi attivi, qui c'è un esempio di quello che si crea all'interno di batteri e quant'altro che si crea all'interno della nostra vasca di ossidazione che poi interagisce appunto con la sostanza organica e fa sì che venga degradata. Quindi nei fanghi attivi la componente biotica è appunto rappresentata dai decompositori, quindi batteri e funghi, che prendono l'energia per lo sviluppo dalla sostanza organica, quindi la degradano per questo, disciolta nel liquame, e dai consumatori che predano i batteri dispersi e gli altri organismi. Ecco, questa è una vasca ad esempio di ossidazione, vedete che nella vasca di ossidazione c'è il liquame e in superficie vedete questi sono fiocchi di fango aggregati che creano questa fanghiglia in superficie, insomma, di fatto. Ecco, vedete che anche qua. Quindi, come dicevamo prima, l'ossidazione può avvenire con aeratori superficiali o aeratori sommersi. Allora, questo a sinistra, in alto a sinistra, è una turbina, cioè funziona come una centrifuga. Quindi ha un'aerazione superficiale, quindi viene immersa e ad elevato numero gira abbastanza veloce e quindi crea questo movimento circolare nella vasca e determina insuffla ossigeno di fatto. Poi ci sono questo sistema che è quello con i rotori superficiali, è un sistema che diciamo era presente in impianti abbastanza vecchi, però questo è un'applicazione su un impianto anche di elevata potenzialità ed era stato costruito così e la linea ha subito un processo di revamping e comunque hanno mantenuto questo sistema.
Questa invece è un'ossidazione con è un'insufflazione di ossigeno sul fondo, quindi sul fondo ci sono delle, viene praticamente tramite compressori viene mandata a una linea che è sul fondo e ci sono dei piattelli porosi che fanno uscire l'ossigeno in bolle, l'aria in bolle, e quindi determina questa l'ossidazione. Non è così così violenta, diciamo, come nel, nei primi due casi, perché questa, ad esempio, queste reazioni superficiali possono dare luogo a degli aerosol, perché hanno, avendo una velocità così elevata, eccetera, e passando vicino alle vasche, insomma, questo è il problema dell'aerosol c'è, mentre è molto limitato in impianti di questo tipo, questo che vedete in basso a sinistra. Ecco, questo l'ultima slide a destra, è praticamente in fase di costruzione quell'impianto che abbiamo visto qui, questo, no? Questo sistema qua, vedete che c'è questo deflettore che fa sì che l'acqua circoli, perché è una vasca, fate conto che la vasca è lunga e rettangolare e ha ai due estremi questi deflettori. In più ci sono questi rotori, che vedete questi qua, dove c'è il questo il rotore sotto, questo deflettore blu, azzurro, praticamente sono delle spazzole che girano molto veloci e imprimono al liquame il senso di rotazione. Questa è un'altra vasca sempre ad aeratori superficiali. E questa è un'altra con ossidazione aerazioni sommersi, scusate. Se avete delle domande, fatele pure. Ma davanti. Questi si sviluppano normalmente sull'impianto di depurazione. Cioè, allora, noi come ARPAE no, perché è il gestore che fa questo tipo di... sì, cioè ERA che gestisce l'impianto e fa sì che funzioni nel modo ottimale, però non, noi siamo un ente di prevenzione e controllo, non è che facciamo gestione. Il gestore... Su tutti gli impianti, dopo lo vedremo, è prevista un protocollo per il controllo degli impianti che è fittissimo. Per gli impianti di depurazione di elevata potenzialità ci sono 48 campioni all'anno per, per determinare la conformità ingresso uscita, dove li fa ARPAE, li fa il gestore, e dopodiché vengono utilizzati tutti i dati per fare la conformità degli impianti. Sì, sì, no, vengono controllati, monitorati, ma non... No, sì, no, lui se non funziona bene l'impianto è tenuto a dirlo subito, anche perché in realtà, cioè, anche quando vanno a fare i controlli, eccetera, cioè il gestore, se ha un problema, deve dirlo subito, perché poi crea un inconveniente ambientale, quindi va segnalato subito e lo fanno subito immediatamente e deve porre rimedio nel più breve tempo possibile. Quindi no, è tutto codificato. No, dicevo invece la tipologia che mi chiedeva, no, la tipologia di batteri, eccetera, che vengono mantenuti in vasca, questo fa parte della parte gestionale loro. So che comunque c'è, loro tendono, si sviluppano normalmente. Delle volte quando hanno l'innesco di alcuni impianti nuovi prendono il fango attivo da altri impianti proprio per utilizzarlo e fare più velocemente. Poi hanno, però fa parte proprio della gestione, anche perché in determinate condizioni e temperature, ad esempio quando si formano, problema che hanno il fenomeno, quando cambia la temperatura, delle volte negli impianti si ha il fenomeno della risalita del fango, che è chiamato bulking, no? Che crea dei problemi all'impianto. Loro devono fare in modo che quando si verificano determinate condizioni, devono fare in modo che
riescono a fare delle manovre tali per cui riescono a mantenere l'impianto attivo. Questo è vabbè, uno schema di impianto fanghi attivi del professor Vismara, e vabbè, questo è un po' quello che comunque abbiamo detto finora. Qui questo lui ha fatto un bilancio di massa, qua potete trovare il bilancio di massa. Ecco, i fanghi attivi, i depuratori, possono essere, se quelli piccoli, ecco, potreste trovare degli impianti che anziché essere sviluppati, come abbiamo visto prima, con vasche di circolari, rettangolari, eccetera, sviluppate su una superficie ampia, potete trovare anche degli impianti circolari che hanno all'interno un po' tutte le fasi e sono di solito impianti fino a un numero non elevato di abitanti equivalenti. Ecco. Vedete che in questo caso questo è un impianto compatto circolare dove ha all'interno la sedimentazione, comparto di sedimentazione. Poi vedete c'ha la riareazione, poi il comparto di contatto che qui arriva il liquame, ecco, questo è il comparto di contatto, quindi dove eventualmente uno può fare la disinfezione, dopodiché ha la digestione, il primo digestore, il secondo digestore, ecco, sì, sono impianti, a me è capitato di vederli, ecco, non so se li avete mai visti, delle volte capita anche da autostrada, così in piccole località trovate questi impianti che di solito sono abbastanza alti, però sono circolari e hanno un po' tutte le fasi all'interno. Ecco. Ecco, i sistemi a biomassa adesa invece sono, come dicevamo prima, i letti percolatori, i biodischi, i filtri biologici sommersi, i letti, cioè il depuratore a letto fluido e il reattore a letto mobile. I letti percolatori hanno alcuni vantaggi, che hanno ad esempio un basso consumo energetico, perché in realtà non hanno l'ossidazione, come abbiamo visto, tramite macchine, quindi hanno un consumo di energia limitato. Anche quelli che sono dotati di rotori biologici è semplicemente un motore che fa ruotare e quindi ha un consumo energetico basso. Hanno una gestione semplice, non hanno problemi di sedimentabilità del fango e hanno migliori proprietà di spessimento, minori fabbisogni di manutenzione, hanno però la necessità di sedimentazione secondaria per la separazione dei solidi e una profondità media del letto di oltre 2 metri. Hanno anche il problema delle alghe. Poi ci sono i rotori biologici, di solito sì, sono fatti anche quelli per, di solito non si fanno per potenzialità elevatissime, perché hanno un po' più problemi con l'abbattimento dell'azoto, loro hanno problemi di ammoniaca, di solito quelli con il rotore biologico, tendono ad avere un problema di quel tipo lì. Questo è un letto percolatore, uno schema di un letto percolatore come che contiene appunto un substrato, un materiale di substrato che una volta era dato da materiale, diciamo così, presente in natura. Adesso si usano di solito materiale plastico, quindi anelle di plastica, dove passando il liquame pian piano si forma questo film biologico che è in grado di contenere i batteri e pian piano di depurare, quindi viene fatto percolare, per questo si chiama percolatore, percolare il liquame attraverso questo substrato e poi viene raccolto e fatta la sedimentazione secondaria e scaricato. Ecco, i dischi biologici, come dicevamo prima, i biodischi, no? Che sono impianti adatti a piccoli e medi impianti per potenzialità inferiore a 50.000. Io non ne ho mai visti fino a quelle potenzialità lì. Diciamo che solitamente da noi credo che arrivino al massimo a 10.000, 10-15.000.
Il supporto del film biologico è costituito da appositi dischi di plastica ondulata, in questo caso che sono biodischi, di diametro variabile da 1 a 4 metri. Di solito comunque non li vedete perché sono contenuti all'interno di palazzine o edifici, oppure possono essere anche, dipende da dove sono stati realizzati, se sono vicino ai centri abitati oppure no. Ecco. E quindi hanno un albero centrale che li fa ruotare lentamente con una velocità pari a 1,54 giri al minuto, quindi una velocità limitata. I dischi sono alloggiati all'interno di una vasca semicilindrica, dopo vediamo lo schemino, e orizzontale, in cui viene messo il liquame. Quindi il liquame viene messo in questa vasca che, su cui pesca il rotore gira, pian piano girando fa attraversare tutto il liquame all'interno di questo materiale e viene raccolto al centro e poi viene scaricato. La pellicola, quando viene molto elevata, pian piano si stacca, quindi di fatto dopo viene recuperata poi dal sedimentatore. Ecco, questo è lo schemino dei rotori biologici. Come vedete che il liquame entra praticamente in questa vasca in cui pescano questi rotori. Loro, girando, praticamente lo fanno questa operazione di raccolta meccanica, quindi viene praticamente fatto attraversare, dopodiché viene poi scaricato. Poi ci sono gli impianti. Adesso io ho fatto un po' la carrellata di tutti gli impianti, quindi ce ne sono tantissime di variabili. Insomma, questi sono a letto fisso sommerso, che hanno un processo aerato a letto sommerso, hanno una elevata concentrazione di biomassa, un'elevata capacità di trattamento e una notevole riduzione dei reattori. Non di assenza di sedimentatore secondario in questo caso, e questi impianti si adattano molto bene alle variazioni di carico, cioè carico inteso come liquame in arrivo, insomma, perché gli impianti di depurazione hanno, come potete immaginare, hanno praticamente una curva con l'andamento delle portate che arrivano dalla rete fognaria, che questo dipende sia dalla lunghezza della rete e da quanto rimane dentro la rete, il tempo di permanenza dentro la rete fognaria, sia che è chiamato tempo di coarivazione, no? Sia dalla dimensione dell'abitato allacciato, perché di notte ovviamente c'è una portata molto più ridotta in fognatura. Allora lì dipende dal tempo di coarivazione, ora che arriva l'impianto. Quindi ogni impianto ha una curva caratteristica delle portate, che via via si alza dal mattino per arrivare a un picco verso la sera, per poi diminuire pomeriggio sera, per poi diminuire durante la notte di nuovo. Quindi hanno questo andamento ciclico. Negli impianti piccoli, nelle piccole comunità, i picchi sono molto più elevati. Cioè le portate, perché potete immaginare, adesso le piccole località ormai si spopolano durante il giorno perché la gente va al lavoro e quindi le portate si riducono notevolmente, per poi aumentare di nuovo la sera quando la gente arriva a casa. Quindi dopo, tra l'altro, essendo reti abbastanza corte, se l'agglomerato è piccolo, questo crea immediatamente una variazione di portata. Non c'è la rete fognaria che fa da polmone. E quindi questi si adattano bene a queste variazioni, a fluttuazioni di carico. Quindi in questo caso si ha necessità di un trattamento di sedimentazione primaria più spinto, perché si ha la presenza di pacchi lamellari, e i processi di lavaggio devono essere effettuati ogni 24-48 ore con iniezione di aria per togliere gli eventuali intasamenti, insomma, di fatto. E in questi impianti hanno una scarsa emissione di odore, quindi questo è importante, perché in realtà gli impianti erano stati costruiti in passato. Cioè noi in Emilia Romagna abbiamo i primi impianti sono degli anni 60, che sono quelli della costa. Ad esempio Cervia è sugli anni 60 i primi lotti dell'impianto.
Poi sono stati fatti impianti nelle varie epoche, ad esempio quello di Bologna è stato realizzato nel 78 ed era in un'area, quella Corticella, che era un'area, era favorevole perché quindi era l'area più bassa del comune, quindi ci arriva tutto per gravità. Non era molto popolata lì, però poi dopo nel tempo si è andata popolando, allora dopo lì vengono eventuali problemi di odori eccetera, perché sì, solitamente gli impianti si tende a farli lontani dal centro abitato per questo motivo, però in alcuni casi ad esempio non è possibile. Se pensiamo agli impianti di depurazione della costa, sono a ridosso proprio dell'abitato. Se guardate l'impianto di Riccione, l'impianto di Cattolica, ecco, di Rimini, ne aveva uno vicino al Marechese, Rimini Marechese, che era abbastanza vicino all'abitato, però è stato dismesso ed è stato portato tutto più a monte, a Santa Giustina, dove c'è l'impianto nuovo, quindi che è un'area rurale. E quindi si è cercato di fare questa operazione, però in alcuni casi non è possibile. Quindi dopo gli odori vengono limitati, magari mettendo delle coperture, dei trattamenti per le emissioni odorose, queste cose qui. Però solitamente questo era di quello che letto fisso sommerso di cui vi ho appena detto, questo è lo schema, insomma. Poi ci sono i reattori a letto mobile, che sono i reattori a biomassa adesa a letto mobile, gli MBDR, che sono formati da vasche, da reattori biologici, in cui i microrganismi attecchiscono su mezzi di supporto dispersi e sospesi del reflo, oggetto del trattamento. Ecco, questo è come funzionano i reattori a letto mobile. A sinistra avete un funzionamento di un reattore aerobico, a destra un reattore anossico. Vedete che il materiale, il substrato, sono questi anelli circolari di plastica, di solito sono, addirittura c'erano degli articoli anche sul giornale che avevano trovato su alcuni, non in regione Emilia Romagna, non mi ricordo se era, mi pare al sud, che avevano trovato nei corsi d'acqua in spiaggia dei dischetti, delle anelle di plastica. In realtà erano di questi che erano fuoriusciti probabilmente dall'impianto e quindi erano stati trasportati dallo scarico, erano arrivati al corpo di ricettore e quindi erano sparsi per l'ambiente. Ecco. I fanghi attivi con ultrafiltrazione del fango, gli MBR, sfruttano un principio di separazione meccanica a membrane. Supporto filtrante che in funzione delle dimensioni dei pori trattiene sostanze a sospeso disciolte, effettuando la separazione fisica del fango. Questi impianti sono molto efficienti, hanno un abbattimento molto elevato e addirittura fanno sì anche che il liquame in uscita abbia un contenuto di inquinanti di origine fecale basso, anche non praticando la disinfezione, che sono molto efficienti in questo senso. E sono impianti di nuova generazione, e sono anche abbastanza costosi, sono ancora poco diffusi. Però abbiamo esempi in regione di impianti che funzionano con questa tecnologia e funzionano anche bene. Questo, ecco, qui vedete appunto come sono queste membrane, come sono, vedete a destra che fanno vedere, proprio sono queste membrane che dopo il liquame viene fatto a passare da queste membrane, di fatto è una filtrazione di fatto. Poi ci sono gli SBR, i sistemi di trattamento biologici a flusso discontinuo, cioè che funzionano in batch. Quindi praticamente avviene un carico, questi vanno anche bene soprattutto per quelle dove c'è un flusso discontinuo, insomma in ingresso. Comunque funzionano che praticamente fanno un carico dell'acqua, viene trattato, una volta trattato viene completato il ciclo, vengono fermati gli aeratori, sedimenta e viene scaricato.
Poi c'è la fase successiva di ricarica e quindi per questo vengono chiamati in batch o appunto a flusso discontinuo. Sono costituiti appunto da un bacino in cui si sviluppano processi biologici e di sedimentazione e si variano ciclicamente le condizioni di funzionamento dell'impianto a seconda magari del liquame che c'è in ingresso, del volume e delle caratteristiche del liquame. Ovviamente sono impianti che di norma sono telecontrollati con sistemi di misura in continuo dei parametri per fare un utilizzo ottimale della risorsa. Adesso un po' tutti gli impianti comunque si tende a sono dotati, almeno i più grossi, di sensori che trasmettono dati relativi ai parametri più importanti. Tra l'altro uno dei parametri sicuramente più analizzato da tempo è l'ossigeno disciolto in vasca di ossidazione, perché è quello che determina la riuscita del processo depurativo e quindi deve essere mantenuto a un certo livello. Solitamente si tende a non eccedere troppo perché si ha un consumo di energia molto elevato. Quindi in vasca di ossidazione si tende al massimo ad arrivare a 2-4 ppm di ossigeno, però ecco, è chiaro che deve essere mantenuto un ossigeno abbastanza alto, perché se siamo in presenza di poco ossigeno l'ossidazione non è efficace, non è efficiente, quindi non si raggiungono i livelli depurativi necessari per soddisfare i limiti di legge, insomma. Tra l'altro ERA ha un sistema di telecontrollo degli impianti che è centralizzato, e quindi ha un po' tutti i gestori. Ecco. Ormai gli impianti presidiati sono pochi, sono quelli più elevata potenzialità, proprio più grossi. Di solito alcuni da questi impianti più grossi d'area magari telecontrollano altri più piccoli. Quindi, però c'è un sistema comunque centralizzato che, anche in assenza di quelli dell'operatore, quando, ad esempio di notte, sono comunque seguiti da un operatore che controlla tutti i sistemi di allarme e se nel caso ci sia un allarme attiva il personale reperibile. Ecco, questo è uno schemino dei trattamenti SBR. E poi ci sono gli altri trattamenti secondari, che ci sono appunto gli stagni, quelli diciamo un po' più naturali, quindi gli stagni biologici, gli stagni anaerobici, gli stagni facoltativi, gli stagni aerobici, gli stagni aerati e la fitodepurazione. C'è anche quello, non so se avete presente, se avete mai visto, quando adesso gli zuccherifici non ce ne sono rimasti due regioni, però una volta erano abbastanza diffusi, e non so se avete mai visto che ci sono le vasche enormi dove c'è contenuto il liquame e dove c'erano delle turbine galleggianti che davano ossigeno, quindi quello è un lagunaggio. Praticamente erano questi lagoni dove c'erano queste turbine galleggianti mobili dove veniva insufflato ossigeno e venivano depurate le acque da quando finiva il ciclo depurativo fino alla primavera successiva, l'inverno primavera successiva, in modo da avere uno scarico tale da permettere, cioè, di raggiungere dei parametri tali da poter essere scaricati. Ecco, quindi quello era un sistema di lagunaggio applicato a uno scarico industriale di tipo agroalimentare, insomma, perché comunque avevano un bel impatto gli scarifici come biodicio di e anche come azoto. La fitodepurazione è quel sistema che poi adesso vediamo, ma è un sistema, quello che vi dicevo prima, che ha delle piante e può essere di vari tipi. Quello a flusso superficiale, quindi dove il liquame scorre in senso orizzontale, a quello subsuperficiale, orizzontale, cioè che passa sotto diciamo alle piante, sotto non si vede praticamente il liquame, oppure quelli verticali per occupare meno spazio.
perché quelli orizzontali hanno bisogno di una superficie elevata. Li fanno fare anche, possono essere utilizzati anche per il trattamento delle case sparse. Poi ci sono quelli a macrofitte galleggianti. Gli stagni biologici, i processi anche qua vengono come per gli impianti, diciamo, quelli che abbiamo descritto, anche qui c'è una sedimentazione, un'ossidazione aerobica, una riossigenazione dovuta appunto all'aria, all'atmosfera, quella dovuta alle fotosintesi delle piante presenti, e poi a una fermentazione anaerobica, scusate, e all'azione anche ultravioletta dei raggi solari, e poi a una creazione di riserva di naturalità. Alcuni impianti sono anche molto belli da vedere, ci sono esempi di impianti che hanno anche le forme delle vasche, ci sono impianti moderni, sono molto, molto carini anche da vedere. Le lagune, anche qui possono essere lagune, quelle che dicevamo prima, lagunaggio, no? Le lagune aerobiche o aerate o anaerobiche, appunto, che hanno un trattamento di tipo, si sviluppano dei processi anaerobici. E poi ci sono quelle facoltative che hanno una profondità più di 1-2 metri e con tempi di ritenzione da 5 a 30 giorni. C'è infatti qua liquame ci sta parecchio. Ecco, i trattamenti terziari. Cosa si intende per trattamento terziario? Un po' l'avevamo accennato prima. Sono trattamenti che si aggiungono al trattamento secondario, quindi sono trattamenti di identificazione, quindi di rimozione dell'azoto, che possono essere fatti in due modi, cioè con la pre-denitro o con la post-denitro. Di solito da noi sono ossidazioni, sono denitrificazioni che vengono effettuate molte volte utilizzando quindi la vasca di ossidazione. Delle volte, se uno ha poco spazio e non ha possibilità di sviluppare l'impianto, la denitrificazione viene anche in vasca di ossidazione. Vengono praticamente monitorati i parametri, soprattutto l'ossigeno in vasca, no? E ci sono programmi, degli algoritmi, cioè, che fanno in modo che uno, a seconda del tipo di liquame e delle caratteristiche, riesce a utilizzare la vasca in ossidazione. Dopodiché viene spenta l'ossidazione, si crea una vasca, si crea una zona di calma, c'è un miscelatore, un mixer nel fondo, fa in modo che sia omogeneo e si creano, cioè praticamente i batteri utilizzano. I batteri utilizzano l'ossigeno, lo prendono dal nitrato, dall'ossigeno dall'NO3, quindi degradano e si sviluppa azoto gas, quindi si forma la denitrificazione. Oppure può essere proprio un vero e proprio trattamento terziario con una vasca dedicata, quindi a valle dell'ossidazione c'è un'ulteriore vasca dimensionata proprio sull'impianto dove avviene questo tipo, dove c'è la fase quella di omogeneizzazione e di denitrificazione. La defosfatazione può essere fatta per via biologica, ma soprattutto per precipitazione, post-precipitazione o coprecipitazione. Allora, post-precipitazione prevede che ci sia una vasca dedicata terziaria proprio per la precipitazione. Solitamente si utilizza sempre la coprecipitazione, che praticamente viene dosato il prodotto floculante che serve per far floculare il fosforo, cioè praticamente il defosfatante, no? Può essere utilizzato policloruro d'alluminio, cloruro ferrico o altri prodotti del genere, fanno sì che praticamente venga dosato questo prodotto e viene dosato all'interno dell'impianto tra le due fasi, quindi prima dell'ossidazione e dopo, mi pare, e praticamente hai questo sviluppo di questi materiale colloidale che fa sì che sedimenta
e quindi si trascina dietro anche il fosforo, perché fa precipitare il fosforo. Quindi praticamente viene tolto dall'acqua e poi lo ritroviamo nei fanghi. Poi la fitodepurazione è quella che abbiamo visto prima. Poi la disinfezione. Disinfezione può avvenire in diversi modi, tramite raggi UV, quindi lampade che utilizzano questo tipo di ultravioletti. E, solitamente per le acque reflue urbane, siccome comunque c'è sempre un po' di torbidità, eccetera, vengono abbinati, non vengono utilizzati solo quelli, vengono abbinati anche a un altro sistema. Quindi UV più acqua ossigenata, oppure più per acido peracetico, oppure biossido di cloro e ipoclorito di sodio. Poi ci sono gli impianti che utilizzano ipoclorito. L'ipoclorito è ancora il più diffuso, almeno come per gli impianti che sono dotati della fase di disinfezione. Cioè tutti gli impianti nuovi devono essere dotati della fase di disinfezione, almeno per il periodo di emergenza. La fase di emergenza, quindi questi sono per lo più utilizzano l'ipoclorito di sodio. Questo perché se ci sono delle epidemie, eccetera, deve essere pronto immediatamente per applicarla. Poi sono quelli che utilizzano il biossido di cloro. Il biossido di cloro è più efficace, però è un prodotto che può essere pericoloso perché viene realizzato in loco. Utilizzando due reagenti e quindi poi l'acido peracetico, anche questo ha determinate va immagazzinato in determinati modi, e la disinfezione può essere effettuata in continuo oppure in emergenza, oppure nel periodo irriguo o nel periodo della balneazione. Questo la fase di disinfezione è riportata per ogni impianto di depurazione in autorizzazione, che la quale solitamente viene comunque prescritta dall'ASL. Quindi ci sono impianti dall'ASL e da ARPA-E che fa l'autorizzazione. Quindi ci sono impianti che hanno nel periodo irriguo l'obbligo di rispettare i limiti di disinfezione di 5.000 UFC su 100 ml. Addirittura ce ne sono anche altri che per determinati motivi hanno a 2000, e poi ci sono gli impianti della costa che hanno per tutto il periodo hanno l'obbligo della disinfezione. Quindi, però, ecco, la disinfezione deve tenere presente anche il fatto che ci sono comunque degli effetti collaterali, deve essere comunque fatta in un certo modo e non ci deve essere un eccesso di prodotto disinfettante, perché poi crea dei problemi sull'ambiente e quindi anche sulla vita acquatica. Quindi il contenuto, ad esempio, se si usano prodotti a base di cloro, il contenuto di cloro attivo in uscita deve rispettare i limiti di legge, e poi però comunque in ogni impianto viene effettuato anche il test di tossicità, utilizzando solitamente la Daphnia Mania, il quale non è un limite, diciamo... La Daphnia? Sì. Dovrebbe essere questo. Sì. Si utilizza quello oppure altri, però il limite, diciamo, quello riportato è per la Daphnia. Però... non è un limite prescrittivo, cioè non è che se non lo rispetta viene sanzionato l'impianto. Devono essere ricercate le cause. Quindi diciamo che il gestore, una volta che viene avvisato del fatto che il test non ha raggiunto i limiti previsti, cioè ha superato i limiti previsti, deve capire il perché è stato fatto, perché per evitare la tossicità dell'effluente nell'ambiente. Quindi a volte, delle volte, questo per evitare che ci siano metalli, eccetera, perché sono organismi sensibili. Quindi, ecco, diciamo, è delle volte è difficile, insomma, riuscire a capire, cioè, se effettivamente dipende, solitamente può dipendere dal prodotto utilizzato per la disinfezione. Ecco. Poi,
questi prodotti di solito, cioè soprattutto quelli a base di cloro, si combinano con la sostanza organica e fanno i cloro organici. Quindi hanno un po', però è l'unico, cioè è quello, l'ipoclorito purtroppo è quello ancora più diffuso perché è quello più semplice da utilizzare. Ecco, l'eutrofizzazione è quello che dicevamo prima, cioè appunto perché c'è il fenomeno dell'eutrofizzazione, bisogna ridurre il quantitativo di azoto e fosforo negli scarichi e nei corsi d'acqua, quindi quello che arriva a mare. Quindi la delibera dell'autorità di bacino, quella del PO 4/2008, che prevede appunto adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 44 del 152, allora era il 99, adesso è il 2006, ha lo stesso numero ma sono due. Però diciamo che per quanto riguarda le tabelle, cioè l'allegato 5 che contiene i limiti è uguale, i limiti sono gli stessi. Si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno, come dicevamo prima, di almeno il 75% del carico di azoto e fosforo totale nel bacino idrografico dell'area sensibile, drenante l'area sensibile, delta del Po, che è quindi tutte le regioni che dicevamo prima. Vabbè, la denitrificazione l'abbiamo già vista, scusate. La defosfatazione anche, la disinfezione pure. Ecco, i fattori che influenzano la disinfezione, quindi la natura del microorganismo, quindi che tipo di microorganismo è facilmente attaccabile, più sensibile, oppure sono incapsulate, sono colonie nei solidi sospesi, la natura del disinfettante che utilizziamo, quindi il tipo, la concentrazione, la distribuzione, ma anche il tempo di contatto. Perché di solito quando si utilizza un prodotto chimico per la disinfezione c'è una vasca di contatto che è dimensionata sulla portata dell'impianto ed è fatta, è una sorta di serpentina proprio per fargli fare un percorso più lungo dove viene dosato all'ingresso il prodotto disinfettante e poi viene lasciato agire all'interno di questa serpentina. Chiaramente all'uscita, prima dello scarico, viene controllato il contenuto di prodotto in eccesso, eventuale prodotto in eccesso. Quindi la concentrazione non deve superare determinati limiti. Ci sono dei sistemi anche di monitoraggio in continuo di questi prodotti. Quindi ad esempio per il cloro c'è il misuratore di cloro attivo in continuo. Però si fanno anche misure manuali perché almeno parecchi anni fa delle volte poteva succedere che si sporcava la membrana e quindi non dava più una misura e quindi spesso hanno bisogno di tarature e pulizie. Ecco. Però solitamente, visto che si fa il dosaggio sulla portata, si tende a dosare determinati quantitativi, qualche parte per milione di azoto, scusate, di cloro. Se si usa il biossido si dà qualche parte per milione. Quindi, ecco, poi bisogna tener conto del pH, della temperatura, come dicevamo, del tempo di contatto, della presenza di altre sostanze, del livello di miscelazione, sì, perché viene fatto comunque il dosaggio sotto il pelo libero dell'acqua e non viene dosato da sotto, e il tipo di contatto. Come dicevamo prima, le lampade UV sono lampade a vapore di mercurio, sono presenti anche gas rari a bassa e media pressione, la clorazione, ipoclorito o biossido di cloro, infatti dicevamo prima pericoloso esplosivo, solitamente viene fatto in loco in un reattore, e meglio se in un reattore diluito. Questo viene utilizzato anche nelle piscine. C'è stato anche qualche caso di incidente perché hanno sbagliato, adesso hanno cambiato proprio i sistemi di attacco per il carico dei prodotti, li hanno messi diversi a seconda del prodotto per evitare che venga dosato per sbaglio nel serbatoio e quindi
si sviluppa immediatamente la reazione e quindi il gas è pericolosissimo. E tra l'altro anche i vapori sono tossici perché prodotto da cloro, quindi l'acido peracetico e l'acqua ossigenata. Ecco, anche l'acqua ossigenata viene utilizzata. C'è un esempio, ad esempio l'impianto di Reggio Emilia Mancasale, che è un impianto all'avanguardia, che effettua anche il riutilizzo delle acque reflue, ha un comparto di disinfezione che ha lampade UV e acqua ossigenata. Quindi ha dei filtri a monte a sabbia, quindi ha un sistema molto, molto raffinato e quindi consente di raggiungere livelli di eccellenza. Ecco. E l'ozonizzazione, metodo però che viene utilizzato nelle acque potabili, l'ozonizzazione, nelle acque reflue non l'ho mai visto, almeno applicato da noi. Il refluo deve essere quindi nitrificato e filtrato ed è un trattamento molto costoso. Ecco, questa tabella riporta per ogni tipo di disinfettante utilizzato, quello che vedete nell'ultima colonna PAA è l'acido peracetico. Gli effetti che provocano sui batteri, virus, tossicità, sottoprodotti, corrosivo, rischi di produzione, complessità tecnica, affidabilità, eccetera, i costi anche. Come vedete, che presentano costi bassi, c'è solo il clorogas o l'ipoclorito. Tutti gli altri, vabbè, ridotti questo, ma gli altri hanno abbastanza alti. L'UV ridotti, ma l'UV poi ha le lampade che vanno poi cambiate. Ogni certo numero di ore devono essere sostituite. E poi necessita di un liquame non torbido. Poi mentre il cloro o l'acido peracetico, i prodotti chimici mantengono nel tempo, anche nel corpo idrico, magari un certo effetto, le lampade UV hanno l'effetto quando passa, però dopo, una volta che dopo è finito. Quindi, però non aggiungono nessun prodotto, quindi sono efficaci, cioè sono interessanti. Ecco, questo ho riportato alcune foto qui, ad esempio questo è un filtro a tela. Questo è un filtro a tela dove per raggiungere determinate caratteristiche dell'effluente finale, cioè che di solito si utilizzano i filtri a sabbia, che però sono molto grandi e poi necessita di controlavaggi, eccetera. Questo a tela, anche questo, necessita di controlavaggi, però è più semplice. Chiaramente questo è per portate più ridotte, insomma, cioè non servono una certa serie. Poi questa in basso a sinistra è una vasca di contatto per la disinfezione. Questa è riportata in alto a destra, è una lampada UV, che vedete sul fondo, qui vedete che si vede la luce della lampada che è non si vede tanto. Comunque è lì dove c'ho la freccetta. E questo invece è un sistema naturale che può essere appunto il lagunaggio. Ecco la linea fanghi. Ecco. Ditemi se avete domande, se siete stanchi. Ah, sei andato in gita. Bene. Loro però di tutte queste cose qui ancora non hanno fatto il processo perché dovrebbero fare nella classe quarta e noi utilizziamo proprio questi seminari per raccogliere tutto quello che ci serve a livello di contenuti, perché loro è come se dovessimo fare un'estrema sintesi perché loro possano capire la linea. Sì. Anche perché se tutto va bene loro sarebbero dei campionatori per la nostra zona da tutti e quindi devono fare il campionamento, poi quello viene portato, ma loro non si occupano di dell'analisi, loro dovrebbero diventare esperti campionatori, quindi capire dove, come e quando, ma anche capire se un campione è fuori da ogni parametro. Perché dobbiamo insegnare loro dove vanno campionati, come organizzare.
dettagli, per esempio quando vengono gli esperti di ERA, fanno vedere le varie tipologie di bigliette campioni con i vari colori, spiegano appunto che non puoi campionare proprio in superficie, ma neanche per... Quindi quello degli altri totali è più semplice. Sì. No, infatti, no, no, infatti io cioè, gli ho dato un taglio, però non sapevo... No, ma serve a noi, perché poi gliela semplifichiamo. Ah, ho sbagliato l'aula, però, secondo me la 105 questa. No, questa è l'aula, ma credo sia quella tua. Scusi, ma così mi metto le stiamo provando anche a capire noi che taglio dare, però non è che noi che siamo insegnanti sappiamo tutte le cose che ha detto lei. La mia formazione era già 10 anni più indietro di quello che mi ha detto lei, quindi ho preso tutti gli appunti. Sì, no. No, va bene. No, io ho pensato, cioè è chiaro che è una carrellata di tutto quello che... Allora, per quanto riguarda i campionamenti, ad esempio, dopo lo possiamo vedere, ma per quanto riguarda questi impianti, i campionamenti vengono fatti, ad esempio, con campionatori automatici refrigerati in ingresso e in uscita, quindi sulle 24 ore, per i parametri classici. Poi per alcuni parametri particolari viene fatto il campione istantaneo, ad esempio per le Escherichia coli viene fatto il campione istantaneo perché viene fatto... ovviamente perché deve essere analizzato subito e poi deve essere prelevato nel vetro, quindi non il campionatore, oppure se si fanno anche parametri particolari si preferisce fare l'istantaneo, ma solitamente comunque questi sono tutti prelevati con campionatore automatico. Per quanto riguarda le attività produttive, il campionamento viene fatto sulle 3 ore, come previsto dal 152/2006. Oppure a campione istantaneo a discrezione dell'operatore che effettua il campionamento, pur dichiarandolo nel verbale di campionamento il perché. Quindi questo è un po', se a voi interessa, che io non sapevo questa cosa, che a voi eravate preposti a questo. Quindi no, ecco, per dire, questo, i campionamenti su questi impianti vengono fatti in questo modo. Questi sono quelli che servono per fare il giudizio di conformità dell'impianto per vedere se rispetta i limiti di legge. Poi il gestore effettua dei campioni che, oltre a quelli che facciamo, cioè gli stessi che facciamo noi, che vengono utilizzati per fare la conformità degli impianti, ne fanno altri di tipo gestionale e quindi fanno dei campioni anche nelle varie unità dell'impianto per capire, ad esempio, quanto ossigeno dosano, quanto fango c'è, l'età del fango, insomma tutta una serie di parametri operativi che fanno loro, insomma, di fatto. Però il campionamento, ecco, è fatto così. Ecco, la linea fanghi, come dicevamo prima, crea praticamente questo prodotto che è il risultato della depurazione delle acque. La linea fanghi può essere dotata, come abbiamo visto, le linee. Poi magari adesso vado un po' più veloce, visto che sono quelle che abbiamo visto prima, che vi ho descritto prima, no? Tant'è vero che qua trovate uno schemino di quello che abbiamo detto, quindi è lo stesso schema. L'ispessimento fanghi è praticamente una vasca circolare, assomiglia molto al sedimentatore per le acque, il funzionamento è lo stesso, insomma, di fatto. Questa è una foto di un ispessitore. Si chiamano pre-ispessitore se viene prima del digestore, post o dopo il digestore. Non può esserci anche il pre-ispessimento, a volte non si fa. Questo è, come vedete che questo è fango, chiaramente la percentuale di acque è la maggior parte, come abbiamo detto, no? Però vedete che rispetto al liquame questo è più denso, vedete che è più... La stabilizzazione del fango può essere ottenuta, come abbiamo visto prima, per via biologica o per via chimica,
o aerobica o anaerobica, come abbiamo visto. Quando è ottenuta per via biologica, in condizioni controllate si parla di digestione del fango e può essere anaerobica o anaerobica. Quindi questa completa il ciclo della stabilizzazione, proprio perché il fango non sia putrescibile. Il condizionamento chimico avviene con alcuni polimeri, i polielettroliti di fatto, che vengono aggiunti, oppure inorganici quali sali di ferro o di alluminio o calce viva o idrossido di calcio, che aumentano il volume dei fanghi spessiti con un'azione stabilizzante e disinfettante. La stabilizzazione sempre è quella che abbiamo detto, e qui è un funzionamento di un digestore dei fanghi, questo sempre tratto dal Masotti. Questa è una digestione aerobica con alimentazione discontinua del fango. Ecco, vedete che qui si nota bene che il fango è, vedete. Poi la digestione dei fanghi, il digestore anaerobico è quello che parlavamo prima, che produce il biogas ed è quello che è solitamente riscaldato. Questo è lo schema di funzionamento. Questo è uno schema di un funzionamento a doppio stadio, perché ce ne sono due, c'è il primo stadio e il secondo stadio. Alcuni hanno proprio il doppio stadio. E anche questo produce, come dicevamo prima, il... dal gas. Sì, sì. Se c'è il recupero del biogas, sì. Solitamente, se no, viene riscaldato con una caldaia normale a gas, però di solito si hanno questo tipo, cioè l'hanno dotato di quel sistema. Non è però obbligatorio quello che riciclano. Se non viene riutilizzato, viene bruciato. Quindi non ha senso, perché l'eccesso di gas, cioè infatti delle volte c'è la fiaccola che funziona quando c'è un'anomalia o qualcosa che non può essere, cioè è il gasometro, perché c'è, di solito c'è un gasometro che trattiene, cioè che dove stocca il gas. Se però il gasometro è pieno e non viene utilizzato, viene bruciato in emergenza. Ecco, questi sono appunto dei digestori anaerobici, questi in foto sono esempi. Anche questo è un altro digestore anaerobico, oppure questo, come vedete, hanno forme abbastanza, cioè più o meno ricorda la stessa forma, ma sono un po' diverse. Questo è la disidratazione dei fanghi, fa vedere in questo caso com'è trattenuta l'acqua all'interno del fango, insomma, le particelle d'acqua all'interno del fango. Con la disidratazione dei fanghi avviene tramite macchine adatte a togliere l'umidità, l'acqua di fatto. E sono macchine, questa è una centrifuga. Questa che vedete a sinistra è una centrifuga, questa è una macchina efficiente, tra l'altro riesce a lavorare notevoli quantità di fango, raggiunge una buona percentuale di secco e è molto diffusa negli impianti. Questa invece è una filtropressa, è una macchina che raggiunge livelli di efficienza maggiori, perché riesce a raggiungere un secco maggiore della centrifuga, però è più complessa gestire, cioè va pulita, insomma ha bisogno di molta manodopera, è una macchina più, però raggiunge dei livelli molto elevati. Poi l'aspetto fisico dei fanghi di depurazione, una volta che sono stati disidratati, eccetera, appaiono come una sostanza scura, a volte granulare. L'odore, vabbè,
non è proprio, però non è quello eccessivo, eccetera, no? E quindi sarebbe così, una volta diciamo stabilizzato e disidratato, può essere anche eventualmente riutilizzato se raggiunge determinate caratteristiche, no? Adesso qui vedete una foto di fango che è stato lavorato, insomma. Questo è un letto di essiccamento. Una volta si essiccavano i fanghi anche in questo modo qua, nei letti. Veniva messo il fango in questo letto, lasciato e pian piano veniva disidratato e veniva vuotato meccanicamente. Adesso solitamente questi non sono più presenti, o dove sono presenti vengono utilizzati solo eventualmente in emergenza. Questo è quello che compare in un letto, no? Di questi fanghi qua, si presenta così quando è disidratato. Ecco, tornando al discorso degli impianti, ai controlli, questi sono i limiti che devono rispettare i vari impianti. Come vedete, quelli maggiori di 10.000 in area sensibile e bacino drenante hanno azoto totale 15 o 10, a seconda se sono maggiori di 10.000, da 10.000 fino a 99.999 hanno 15, dopodiché hanno 10 di azoto. E lo stesso il fosforo, hanno 2 o 1, quelli più grandi hanno 1. Poi tutti gli impianti maggiori di 2000 hanno BOD 5, cioè la tabella 1 che comprende BOD 5, 25, COD 125 mg litro e solidi sospesi 35. Qui hanno una... queste sono le aree sensibili che vi dicevo prima. Hanno tutti un ho perso il filo, perché volevo dire un'altra cosa. Queste sono le aree sensibili che dicevo prima, qui 10 km dalla linea di costa. Comunque abbiamo detto che per noi è tutto bacino drenante. Questo è l'autorità di bacino, i controlli, i trattamenti appropriati per quelli piccoli. Vi risparmio, che volevo andare un po' più avanti. Ecco qua, potete trovare i manuali tecnici di riferimento che sono questi che sono citati. Potete magari, non so quando ci arrivate, ci sono i manuali tecnici di ISPRA, che ce n'è uno che è un guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, o l'ottimizzazione del servizio di depurazione dell'acqua di scarico, la guida tecnica per la gestione e la progettazione dei sistemi di fitodepurazione. Poi c'è la delibera CITAI del 4 febbraio 77, che è ancora citata nelle normative regionali e nel nazionale. E, ecco, per quanto riguarda i fanghi abbiamo diverse possibilità, no? C'è lo spandimento in agricoltura, che è normato a livello nazionale dal decreto legislativo 99-92. La discarica, che quindi è regolata dal decreto legislativo 152-2006 e sue modifiche, e del decreto ministeriale del 2010. L'incenerimento, poi c'è il trasporto a centri specializzati nel compostaggio, come abbiamo visto prima, e la produzione di gessi di defecazione. In questo caso non sono più rifiuti, ma diventano fertilizzanti, sono ammendanti, quindi seguono il decreto legislativo 75-2010 e sue successive modifiche. Scusa. Ecco, per effettuare, cioè ARPAE controlla, oltre a rilasciare le autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, fa anche l'azione ovviamente di vigilanza e controllo per quanto riguarda l'utilizzo di questi fanghi e il trasporto, eccetera. Quindi abbiamo detto, tra l'altro, ferma restando la disciplina del 99-92, che è quella proprio specifica che disciplina l'uso dei fanghi in agricoltura, il 152 riporta anche che i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
L'utilizzo in agricoltura, appunto, può essere attuato quando sono soddisfatte determinate condizioni, quindi devono essere stati sottoposti a trattamento, ossia a stabilizzazione e contenere il non creare problemi igienico-sanitari. Quindi devono essere idonei a produrre un effetto ammendante concimante, perché se no non ha senso, e non devono contenere sostanze tossiche nocive per l'uomo, l'ambiente, gli animali e i prodotti alimentari. La normativa regionale in tema di utilizzo dei fanghi in agricoltura è vastissima, quindi è molto complessa. Io vi ho riportato tutti qua i riferimenti, che vi cito solo la più importante, la prima è quella, la DGR 2773 del 2004. Dopodiché ne sono state fatte altre. Per gli agroalimentari la modifica più importante è sempre, fa sempre riferimento alla 2773 del 2004, ma è la 1801-2005, che introduce delle integrazioni in materia di, per i fanghi agroalimentari, alcune agevolazioni insomma di fatto, perché sono ritenuti meno pericolosi di quelli dell'acquerifero urbano. E poi arriviamo, ecco, dopo ve lo dico dopo quell'altra. Cosa è successo? La normativa regionale è venuta nel 2004 proprio a seguito di alcuni fatti che non so se avete seguito, adesso loro non si ricordano sicuramente, perché nel 2004 c'è stato un problema sui fanghi nella nostra regione, a Forlì. Quindi a seguito di quella la Regione ha emanato appunto la 2773 del 2004 che delineava bene alcuni paletti proprio in modo da evitare i problemi che c'erano stati. Quindi con questa normativa si sono fatte diverse cose. C'è stata una massima responsabilizzazione del produttore del fango nella fase iniziale, perché il fango deve essere caratterizzato prima di essere utilizzato. C'è stato un divieto di utilizzo di alcuni fanghi, quindi già non era possibile nel 99-92, ma è stato ancora più limitato l'utilizzo dalla regione Emilia-Romagna, dove ha proprio fatto una lista dei fanghi che possono essere utilizzati senza particolari problemi, quindi ha proprio fatto. Poi c'è l'obbligo a carico del soggetto utilizzatore di disporre di sistemi di stoccaggio in regione, quindi non era possibile che un gestore di un'altra regione venga a spandere fanghi nella regione Emilia-Romagna senza avere uno stoccaggio in regione, che deve essere almeno pari ad un terzo del quantitativo che smaltisce annualmente. Quindi è già anche quello, è un bel. Poi la caratterizzazione analitica di ogni partita omogenea prima dell'utilizzo, perché nello stoccaggio ogni partita deve essere ben delimitata e analizzata prima dell'utilizzo. In questo caso si può fare anche il controllo preventivo prima dell'utilizzo del fango, perché i colleghi possono andare e campionare direttamente nello stoccaggio. Cioè un'altra azienda di un'altra regione. Esatto, ma perché prima poteva farlo? Cioè se io ho per il 99 Lombarda o Veneta, per poteva, quei bambini potevano essere smaltiti. Sì. Adesso se ho capito bene, loro hanno uno stoccaggio che da noi con quelle caratteristiche lì, se no, non possono fare. Esatto. E così via. Quindi c'è l'obbligo di tornazione degli appezzamenti di terreni, la messa a riposo da noi dopo 3 anni solo per i fanghi delle acque reflue urbane, ma dopo 3 anni di utilizzo deve essere messo a riposo per 2 anni. E le ulteriori disposizioni normative, ovviamente la legge 16 novembre 2018 numero 130, il decreto Genova,
che all'articolo 41 ha aggiunto ulteriori parametri al decreto legislativo 99-92 che sono stati ripresi dalla regione. Noi avevamo già parecchi parametri in più rispetto al nazionale e quindi la regione ha comunque recepito con la DGR 326-2019 i parametri e in realtà li ha uniformati perché alcuni erano già da noi erano già stati compresi, ad esempio l'arsenico prima non c'era nel nazionale, noi ce l'avevamo già dal 2004, e, insomma diversi parametri, ecco. Questi sono sempre foto di gestori, queste, ecco questa, guardate questa non l'avevate vista, questa in alto a destra è una filtropressa, questa è una filtropressa per fanghi, praticamente il fango viene passato tra le tele e viene compresso in modo da che venga tolta l'acqua. Anche questa è una macchina che riesce a disidratare, però sono più complesse. Diciamo che le macchine che vengono un po' più utilizzate sono le centrifughe. Questa, la filtropressa, viene utilizzata in impianti grossi, grandi, oppure in impianti mobili anche. A volte vengono spostate delle necessità. I fanghi che vengono utilizzati in agricoltura sono di due tipi, quindi gli urbani, che abbiamo visto, o gli agroalimentari, quindi pomodoro e compagnia bella, insomma. Però quelli diciamo che hanno meno problematiche, ma comunque devono rispettare anche loro i parametri. Questa è una filtropressa. Ah, ormai mi sa che... Questi sono i quattro... Questi invece ho riportato i quantitativi di fanghi civili in tonnellate di sostanza secca che per varie forme di riutilizzo barra smaltimento nell'arco degli anni, a partire dal 2013 al 2021. Sono i quantitativi. Questi in sostanza secca perché è l'unico modo per sommare le cose con la stessa unità di misura, perché se sommiamo il tal quale ha... può avere il 20, 22, 25, 15, addirittura ci sono degli impianti che viene trasportato liquido, quindi ha l'1-2% di sostanza secca, quindi è un quantitativo elevatissimo, ma è il 99% è acqua. Ecco, come vedete nel 2021 il 23% dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane è stato utilizzato direttamente in agricoltura. Quasi finito, l'8% in discarica, l'incenerimento il 27%, altro quella produzione famosa di gessi di defecazione il 39%, è una tecnica che adesso viene molto utilizzata. Io ho finito. Ma quando si fanno quelle che diceva lei, qua da noi è la SAPI per esempio che fa, cioè la SAPI è l'azienda che prende tutte i resti delle macellerie. Allora, io la SAPI come nome SAPI non ce l'ho, non ricordo che sia tra quelle autorizzate all'utilizzo in agricoltura. Bisogna vedere se loro lo danno a un gestore o fanno un altro smaltimento, perché questo che ho detto è in agricoltura, ma se loro fanno un altro tipo... Allora non è un utilizzo in agricoltura, quindi non va autorizzato con questo sistema. Ma lì è un problema di sanità, direi, perché a quel punto lì va, è un altro processo, non viene fatto. Non viene messo qua.